questa nuova piattaforma. Io adesso condivido lo schermo, per comodità anche vostra, quindi come diceva il collega, tolgo il mio video, così almeno vedete direttamente la nuova piattaforma. Lo vedete, Alessandro? Si vede? Ok, no, perché non ti sento. Tutto qua. Allora, bene, benvenuti e buon pomeriggio. Innanzitutto, questa, ci tengo a precisare che è una nuova piattaforma, non ha nulla a che vedere con le, tra virgolette, vecchie banche dati. Si chiama Smart 24 HSE ed è dedicata proprio, in questo caso, a quello che noi, oggi, anzi, il Centro Studi tratterà, quindi reati ambientali. Quello che voi vedete adesso è la home page della piattaforma. Non sono ancora entrato nella banca dati, però vi faccio notare già l'utilizzo, la semplicità, soprattutto la semplicità d'uso di questa piattaforma. Se io nella buca di ricerca digito reati ambientali, che mi dà già l'impostazione. In un attimo accedo a tutto il patrimonio documentale che in questo momento io ho chiesto, quindi ho posto il quesito dei reati ambientali. Che cosa mi permette di fare? Sicuramente di selezionare e andare direttamente negli approfondimenti piuttosto che nella giurisprudenza. Noi abbiamo delle sentenze molto recenti e la parte, in questo caso sto selezionando così per farvi vedere un esempio, i quotidiani, dove trovo ovviamente tutto quello che è stato pubblicato in questo caso riguardo i reati ambientali. Che cosa piace di questa piattaforma? Questa piattaforma è avanzata, direi, come io la paragono all'intelligenza artificiale. Che cosa significa? Vedete dove nella buca di ricerca dove io ho selezionato reati ambientali, sul fianco destro, se voi vedete, trovate la funzione Segui la ricerca. Cosa mi permette di fare? Mi permette di, in questo caso, seguire la ricerca reati ambientali. Novità più importanti verranno segnalate nella tua area personale. Inoltre, se voglio, posso ricevere notifiche anche via mail. Questo cosa significa? Che sicuramente ottimizzo i tempi in un momento dove noi sappiamo benissimo che c'è troppa informazione e abbiamo poco tempo a disposizione. In questo modo non ho più l'obbligo di arrivare in studio, accedere direttamente alla piattaforma e vedere le novità. No, perché mi arriveranno direttamente attraverso la mail, quindi sul cellulare direttamente, oppure nell'area mia personale, che è qui in alto a destra dove c'è il mio nome, ciao Riccardo, io entro nel mio archivio e qua vi trovate in un unico punto d'accesso, vi trovate tutto quello che io ho creato come dossier, i miei registri, i miei download e addirittura le mie ricerche. Io ho chiesto reati ambientali, eccolo qua sul fianco sinistro, se io lo clicco automaticamente mi porterà agli ultimi aggiornamenti. Quindi questa, ripeto, è una piattaforma di aggiornamento quotidiano, perché la redazione si dedica a voi quotidianamente, con questa buca di ricerca, quindi con questa possibilità di seguire l'argomento, quindi quello che può interessare, potete sicuramente ottimizzare i tempi di aggiornamento. Le notizie del giorno sono già selezionate, quindi queste sono le quattro macro aree: ambiente, gestione rifiuti, salute, sicurezza, efficienza. Mi basta cliccare su ambiente e io vedo in automatico oggi 12 maggio, qui mi parla del MOSE, al centro la sostenibilità e sul fianco destro invece le nuove sfide geopolitiche. Ecco, questo potrebbe interessarmi, lo clicco e io senza dover sfogliare il quotidiano, in questo caso la fonte mi dice che è dell'11 maggio, la pagina. Però io in un attimo, senza doverlo sfogliare, sto leggendo il mio articolo. Lo vedete il pallino? So che non potete rispondere, però devo farlo. Il pallino in alto a destra, bianco che diventa verde? Bene, tutte le volte che voi lo cliccate, decidete di cosa fare per qualsiasi documento che voi visualizzate. Quindi lo potete stampare, lo potete scaricare, aggiungere nel vostro archivio piuttosto che nel dossier o semplicemente condividerlo inviandolo via mail. Quindi con dei semplici passaggi voi avete tutto a vostra disposizione nella vostra area personalizzata. Ritorno indietro cliccando il titolo in alto, Smart HSE, scendo. Fianco sinistro troverete le mie scadenze. Che cosa sono? Non è un gestionale, è uno scadenziario molto semplice.
Io voglio sapere il 15 maggio, vedo una scadenza, non mi ricordo l'adempimento, lo clicco, automaticamente mi porta e mi dice adempimento, soggetti, riferimenti normativi. Cosa interessante di questa piattaforma è che posso mettergli in alto a sinistra, se la vedete, la campanellina, io la clicco e automaticamente anche questo mi dice vuoi ricevere notifiche? Assolutamente sì, così anche qui riduco, diciamo, il tempo per rimanere costantemente aggiornato. Al centro troverete gli aggiornamenti normativi, quindi tutti i provvedimenti normativi interpretativi in tempo reale. E sul fianco destro, in primo piano, troverete sempre a vostra disposizione i codici, quindi la consultazione dei codici, piuttosto che trovare i tuoi adempimenti. Importantissimo, scendo sul fianco destro, l'osservatorio di giurisprudenza. Qui trovate le sentenze di tutti i tribunali nazionali. Io clicco la prima tanto per farvi vedere quanto tempo ho impiegato per accedere a questa massima redazionale, poi sul fianco destro troverò sempre i correlati o i riferimenti in evidenza. Scusate se sto andando un po' troppo veloce, però qualcuno mi ha detto che devo stare nei tempi, quindi poi se avete necessità di maggiori informazioni o volete provare la piattaforma, potete rispondermi e scrivermi nella chat. Che cosa contiene la piattaforma Smart 24HSE? Sicuramente sul fianco sinistro trovate i dossier, eccolo qua, dossier MUD, non dovete neanche cercarlo, ve lo proponiamo noi e ovviamente lo potete anche qui cliccare, aggiungere all'archivio, scansionare, piuttosto che stampare, insomma, quello che vi interessa. E nella parte diciamo interessante è la parte sul fianco destro, Smart 24HSE risponde, che vi ricordo che questa piattaforma vi permette sicuramente di consultare tutto l'archivio dell'esperto risponde oppure inviare anche semplicemente dei quesiti ai nostri esperti. Che cosa vi ho fatto vedere? La home page, non sono entrato nel cuore della piattaforma. Come ci entro? Fianco sinistro, questi sono questi simbolini, app, chiamateli come volete. Ovviamente non posso farveli vedere tutti per una questione anche di correttezza nei confronti del Centro Studi Borgogna, però anzi, mi è venuta in mente un'altra cosa. Se io digito la 14 ISO in onore al centro, eccolo qua. Centro Studi Borgogna, studio legale, è quell'argomento che noi Sì, trattiamo oggi. però Qualcuno sta parlando? Perfetto. Continuo. Sono sul finale ambiente. Se io vado nella sezione ambiente, per farvi capire la semplicità d'uso, che è la cosa più importante oggi, voglio vedere il danno ai reati ambientali riferiti acqua, aria e sottosuolo. Voglio accertarmi e in un attimo avrò a disposizione sempre tutti i risultati suddivisi per macro aree, gli approfondimenti piuttosto che la legge e la prassi, la giurisprudenza, questo sempre con le sentenze in primo piano e i vari quotidiani. Un altro interessante è sicuramente la parte sistemi di gestione, dove nell'area 231 io posso trovare questa sezione in modo tale che per capire esattamente se sono in linea con le ultime novità. Ecco qua, ho addirittura anche degli after qui stiamo parlando dell'11.7.20, ma soprattutto io negli approfondimenti ho i presupposti per il riconoscimento delle responsabilità delle imprese. Cosa importante è il parere dell'esperto, io lo clicco e sono dentro nell'articolo dove c'è tutto il dettaglio, criteri oggettivi, categorie di persone coinvolte, quindi io se voglio accertarmi di essere coerente con le ultime normative, io in questo modo posso farlo. Un altro esempio molto semplice mi permette di questo qui. Ecco
questo ve l'ho già fatto vedere. C'era quest'altro che era interessante. Ci arrivo, eccolo qua. Era qui. Per farvi capire, questo qua che mi permette reati ambientali, danno ambientale e reati ambientali. E negli approfondimenti dovreste trovare anche tutta la parte degli approfondimenti. Con questo che cosa ho voluto farvi notare? Che è molto semplice trovare assolutamente gli argomenti che possono esservi utili per la vostra attività e poi non dimenticate che con la buca di ricerca avete la possibilità, come vi ho fatto vedere prima, di poter ricercare tutto quello che vi può essere utile per la vostra attività. A questo punto io ho concluso. Lascio la parola al collega Alessandro Genova e vi ricordo che se avete necessità di avere maggiori informazioni piuttosto che provare la piattaforma potete scrivermi direttamente nella chat. Grazie e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Riccardo, passo subito la parola all'avvocato Fabrizio Ventimiglia per l'inizio dei lavori. Grazie Alessandro, grazie Riccardo. Ovviamente il primo ringraziamento va a voi del Sole 24 Ore. È molto interessante anche quest'altro software di cui abbiamo parlato oggi. Comunque, coniughiamo sempre il progresso tecnologico che aiuta tutti noi addetti ai lavori con quell'insostituibile valore umano di prestazione intellettuale, e questi sono esempi concreti, insomma, di facilitazione e di agevolazione nello svolgimento della nostra professione. Detto questo, vi ringrazio per l'opportunità che avete dato alla nostra associazione, al Centro Studi Borgogna, oggi per tornare a parlare di un tema tanto delicato, tanto importante quanto attuale, che è quello della compliance del mondo della 231, con specifico riferimento quest'oggi ai reati ambientali. Cercheremo di fare un overview parlando appunto di normative specifiche, con un focus anche riguardo alle certificazioni, alla ISO 14001 del 2015. Cercheremo di capire come, in che modo possa essere e debba essere un valore aggiunto per tutte le aziende che vogliano fare la sostenibilità ambientale, dell'attenzione all'ambiente, uno strumento appunto di valore. Come sempre ci piace fare come Centro Studi Borgogna, noi cerchiamo di dare la parola agli addetti ai lavori a 360 gradi, quindi coinvolgendo le istituzioni, coinvolgendo le aziende intese come imprenditoria privata, coinvolgendo le aziende del settore pubblico. Sono particolarmente grato ai relatori che oggi interverranno per aver accettato il nostro invito, perché davvero è un privilegio per noi poterli ospitare. Ed è, vedrete, che sarà bellissimo sentire i diversi punti di vista del pubblico e chi esperienze l'ha provato. Non so se c'è qualche problema di audio con qualcuno che ha aperto il microfono, io comunque intanto vado avanti. Vi dico che noi avremo qualche modifica di scaletta, perché purtroppo queste sono giornate complesse anche sul fronte delle chiamate alla vaccinazione, quindi ci sono contrattempi che si accavallano, quindi alcuni dei nostri relatori di oggi non saranno presenti personalmente, uno verrà sostituito e il bello della diretta, faremo tutto in tempo reale. Intanto comunque ringrazio da subito in primis per il saluto istituzionale il collega, l'amico Giorgio Treglia, che ci porterà appunto saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Ciao Giorgio. Buongiorno a tutti, ciao. Ti do subito la parola, faccio una rapida prosecuzione delle presentazioni. Avremo poi Marco Cipriano, che è il direttore dell'Osservatorio dei Servizi Pubblici Essenziali del Centro Studi Borgogna, Federico Maurizio D'Andrea, presidente di AMSA e consiglio di amministrazione di A2A. Avremo con noi Simone Dragone, presidente di SPA. Ci verrà a trovare poi la dottoressa Cristina Rocca, responsabile dell'ufficio etica e compliance, che sostituirà il presidente Alessandro Russo, e dovrebbe collegarsi anche più tardi Graziana Comizioli, amministratore di Caris Servizi. Ho una piccola speranza che si colleghi anche la cara amica Valeria Arzenton, cofondatrice del gruppo Z, che si dovrebbe collegare da Padova, ma appunto, come vi dicevo, ci sono degli adempimenti concomitanti irrinunciabili e quindi vedremo più avanti. Intanto, Giorgio, grazie e ti cederei subito la parola per un saluto istituzionale. Buongiorno a tutti, un grazie particolare a Fabrizio Ventimiglia che mi ha dato l'occasione di poter portare a tutti voi, ai relatori e partecipanti,
questo interessantissimo convegno. Il saluto dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di cui mi onoro di essere modesto consigliere. La tematica è importantissima e quindi un ringraziamento va anche al Sole 24 Ore per aver anch'esso immaginato questo webinar. E poi permettetemi anche di dire che la presentazione di Smart 24 HSE è una cosa di particolarmente interessante. Mi sembra che sia effettivamente una piattaforma smart, ma poi probabilmente avremo possibilità di vederla un po' meglio. Devo dire che il centro studi è sempre stato molto vicino, così insieme al centro studi del Consiglio dell'Ordine, perché le tematiche sono trattate a tutto campo. Tra l'altro, come ben sapete, posso dire che all'interno del Consiglio d'Ordine ci sono più avvocati penalisti che civilisti o giuslavoristi. Anzi, sono l'unico giuslavorista e quindi sono particolarmente lieto di essere qui oggi, soprattutto per un motivo, direi tecnico, perché i reati ambientali e, diciamo, tutta la tematica che promana dal modello, usiamo questo termine, 231, è interessantissima. L'abbiamo visto poco fa scorrere nella presentazione di Smart 24 HSE, delle tematiche della sicurezza sul lavoro. Quindi spesso e volentieri i reati ambientali sono sicuramente connessi anche a un momento particolarissimo. Provate a immaginare cosa significa oggi imporre o non imporre il vaccino a un dipendente, no? Dare il sistema di sicurezza anche sotto questo profilo. Ne abbiamo già parlato in altri convegni, ove del caso potremmo organizzarci un suggerimento a Fabrizio per poter ampliare questa tematica anche con riferimento a questo tema di legge. Quindi direi, tra l'altro, un reato ambientale oggi ha una valenza fondamentale all'interno del nostro territorio. Abbiamo visto anche come si dovrebbe comportare l'Unione Europea, usiamo questo termine che ci auguriamo, proprio per in un qualche modo favorire anche il miglioramento dei criteri dei sistemi di vita. Quindi credo che mai come in questo momento, questo webinar, questo convegno sia sotto profilo temporale assolutamente opportuno. Detto questo, poiché il tempo è ovviamente tiranno, cedo nuovamente la parola a Fabrizio. Lo ringrazio davvero di avermi permesso quantomeno di portare i saluti e naturalmente spero che in un futuro immediato si possa continuare quella che è la caratteristica del Centro Studi Borgogna, vale a dire lo studio continuo, l'approfondimento dei temi di attualità, quello che è il diritto vivente sostanzialmente. È proprio così. Grazie mille Giorgio. Raccogliamo senz'altro i tuoi spunti e i tuoi assist per le nuove iniziative ed è veramente un piacere proseguire nella collaborazione anche con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Grazie mille. Davvero non voglio rubare oltre diciamo, il tempo ai nostri relatori e quindi ho piacere di presentare subito e di cedere la parola a Giovanna Raffaella Stumpo, che è una nostra socia del Centro Studi Borgogna, che è un motore insostituibile di iniziative, è un supporto grandissimo e diciamo, a tutte le attività che cerchiamo di fare quotidianamente. Raffaele, grazie mille. Giovanna, grazie mille anche a te. Ti cederei subito la parola. Ciao. Microfono Giovanna, microfono Giovanna, microfono Giovanna. Eccomi, scusate l'impasse, volevo fare anche i ringraziamenti al gruppo Sole 24 Ore, un saluto particolare ai colleghi del Consiglio dell'Ordine Giorgio Treglia e anche a Fabrizio Ventimiglia e a tutto lo staff del Centro Studi Borgogna per questa pregevole iniziativa formativa. Avremo modo di ascoltare, tra l'altro, un panel nutrito di docenti ed esperti di tematiche collegate all'iniziativa di e-learning di oggi pomeriggio, e per cui parto subito con una breve introduzione, come mi è stato richiesto, visto che io mi occupo di sistemi di gestione, in materia di norma ISO 14.000 e 2015. In che ambito siamo? Siamo sicuramente nell'ambito delle norme ISO dei sistemi di gestione,
ambito molto ampio all'interno della quale sicuramente la norma più nota, diffusa e conosciuta nell'ambiente imprenditoriale italiano è la ISO 9001-2015 sui sistemi di gestione qualità. Nel nostro mondo, che è il mondo delle norme tecniche, certamente uguale rilevanza assume, soprattutto per le ultime edizioni di tutte le norme dei sistemi di gestione che sono implementati con l'approccio basato sul rischio, anche la norma 31.000 e 2010, appunto per la gestione dei rischi a tutto tondo. Sempre nel mondo delle norme ISO sicuramente tutti conosciamo, soprattutto il mondo dell'azienda, la 27001 sulla sicurezza delle informazioni, piuttosto che la 22301 sulla gestione della business continuity, e poi abbiamo quelle che sono le norme specifiche che sono strettamente collegate anche a previsioni di normativa cogente e quindi consentono in un certo senso anche la gestione della compliance. Sicuramente in questo contesto si colloca la norma oggetto della trattazione di oggi, cioè la 14.001-2015, così come quella che consente di realizzare un sistema di gestione della salute e sicurezza. Questi due modelli sono spesso gemellati o integrati, come si dice nel mondo tecnico. Sicuramente rientrano in questo campo anche la 8001-2001 sulla social accountability, piuttosto che la 37001 sul sistema di gestione anticorruzione, e recentissima, perché è proprio dell'aprile di quest'anno, la 37301 sui sistemi di gestione della compliance. Perché la norma ISO 9001-2015 è particolarmente rilevante? Perché consente di realizzare un sistema di gestione ambientale e quindi a qualsiasi organizzazione di qualsiasi tipo, dimensione, natura o settore merceologica, di sviluppare con riferimento all'ambiente le proprie prestazioni ambientali conformandosi alla normativa ambientale vigente, ma anche nel perseguimento di obiettivi di prestazione ambientale e di sostenibilità, contribuendo al tempo stesso a creare valore per l'ambiente e la società nel perseguimento anche del miglioramento continuo della performance dell'organizzazione. E chiaramente i requisiti che sono espressi dalla norma hanno carattere generale, per cui sono applicabili come tutte le norme ISO su base volontaria, indipendentemente dalla dimensione, dalla natura o dal settore di riferimento dell'azienda, chiaramente per gli aspetti ambientali collegati alle attività realizzate e o per gestire le ricadute e gli impatti della catena produttiva, vuoi di prodotto o di servizio offerto sul mercato, sull'ambiente. A livello strutturale, come tutte le norme sui sistemi di gestione, anche questa norma è impostata secondo la High Level Standard, cioè una struttura di alto livello che è comune a tutte le norme dei sistemi di gestione al fine di consentirne la facile integrabilità. Questo perché la norma può essere presa e fatta propria dall'organizzazione, vuoi per creare solo un sistema di gestione ambientale o diversamente creare un sistema di gestione ambientale integrato con i requisiti di altri standard, per esempio con la responsabilità sociale piuttosto che con la salute e sicurezza. Ovviamente adotta la logica del risk-based approach, che è l'approccio basato sul rischio, che è la novità diciamo delle ultime edizioni di tutte le norme dei sistemi di gestione, e fornisce i requisiti, quindi le indicazioni per realizzare quello che si chiama il modello organizzativo o sistema di gestione compliant in materia ambientale. Come e quali requisiti richiede di diciamo di soddisfare? Sicuramente l'ampiezza e la numerosità dei requisiti espressi dalla norma avranno una maggiore o minore cogenza per l'organizzazione in relazione all'individuazione del contesto di riferimento, che è il primo presupposto operativo richiesto per procedere a fini di sviluppo del sistema.
contesto in cui opera esternamente l'azienda, ma anche analisi del contesto interno, con contestuale individuazione e mappatura dell'ampiezza delle parti interessate rilevanti, con individuazione anche dei bisogni e delle aspettative di tali parti interessate rilevanti. Un ruolo importante viene riconosciuto, diciamo, alla leadership. Si richiede che la governance sia fortemente diciamo, permeata di una politica ambientale integrata con gli indirizzi strategici, decisionali e di business dell'organizzazione, politica per l'ambiente che deve inevitabilmente fare i conti con specifici obiettivi ambientali che sono strettamente collegati agli aspetti ambientali rilevanti per l'azienda del caso, e soprattutto devono tener conto degli obblighi di conformità ai requisiti legali o altri requisiti che l'organizzazione del caso deve scegliere di fare propri e soddisfare. Per quanto riguarda la realizzazione, quindi abbiamo detto preliminare individuazione del contesto, presa in considerazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate rilevanti, declinazione della politica con gli obiettivi anche ambientali, e poi approccio sistemico impostato secondo le logiche della pianificazione del ciclo PDCA, che è comune a tutti i sistemi di gestione, Plan, Do, Check, Act, ciclo PDCA o ciclo di Deming, in un'ottica, nel caso della gestione ambientale, di prevenzione e di perseguimento del miglioramento continuo, anche tramite la gestione del cambiamento e delle possibili situazioni di emergenza di impatto ambientale, così arrivando a creare, come si è detto, valore per tutte le parti interessate rilevanti, e in chiave attiva anche per gli obiettivi di sostenibilità del pianeta. Pianificare il sistema di gestione qualità vuol dire ovviamente definire i risultati attesi e le misure necessarie per evitare o ridurre gli effetti indesiderati a livello ambientale. Vuol dire mappare quelli che sono gli aspetti ambientali significativi, determinando anche ovviamente potenziali situazioni di emergenza e dotarsi delle capacità di intervenire. Sul piano, diciamo, organizzativo procedurale, si tratta certamente di determinare le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative che influenzano le prestazioni ambientali e o la capacità dell'organizzazione ad adempiere gli obblighi di conformità, che significa chiara definizione di ruoli, compiti, mansioni, responsabilità e autorità, ma anche significa dare supporto alle risorse umane in termini di competenza, in termini di consapevolezza e sensibilizzazione, in termini di formazione e addestramento. Vuol dire anche allocare in modo giusto ed equilibrato le risorse a tal fine necessarie, siano esse naturali, tecnologiche, infrastrutturali o finanziarie utili, e gestire anche tutti i processi in outsourcing financo la catena della fornitura. Lo step ovviamente successivo è quello di creare un efficace sistema di comunicazione sia interno ed esterno. Per quanto riguarda la comunicazione interna, si parla in mondo tecnico di informazioni documentate, regole formalizzate, manuali e procedure, istruzioni di lavoro che varieranno nella loro numerosità, complessità e livello di cogenza a seconda della dimensione ovviamente dell'organizzazione, del tipo di attività e dei processi e dei prodotti e dei servizi offerti. E anche risulteranno maggiori o minormente cogenti in relazione alla maggiore o minore necessità dell'organizzazione di dover dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia di conformità ambientale. Chiaramente le regole sono uno strumento che consente di gestire in modo controllato tutti i processi dell'organizzazione e le loro interazioni, e anche in qualche modo di coordinare meglio il quadro delle competenze e l'organigramma delle risorse umane impegnate sia internamente che esternamente nella realizzazione dei processi.
Altra regola operativa imposta dal sistema di gestione ambientale è quello di realizzare in modo pianificato un appropriato sistema dei controlli operativi per rapporto alla natura delle attività, dei processi e dei rischi precedentemente mappati, ma anche in relazione alla, diciamo, alla sensibilità di vedere il rischio in un'ottica anche di opportunità da cogliere. Con specifico riferimento ovviamente agli aspetti ambientali significativi e agli obblighi di conformità normativamente imposti. Quindi si richiede una certa garanzia di capacità adeguata di prevenzione e risposta a eventuali reali situazioni di emergenza e alle situazioni di impatto con conseguenze effettive o potenziali di danno sull'ambiente. Altra cosa che va fatta è sicuramente impostare un sistema strutturato di controllo e misurazione, analisi periodica e documentata della propria prestazione ambientale in relazione all'efficacia del sistema di gestione ambientale realizzato, con attenzione alla valutazione dell'assoluzione degli obblighi normativamente imposti. E poi, da ultimo, occorre approntare un sistema di audit interno periodico con intervalli pianificati di riesame del sistema di gestione per la qualità, in modo da assicurare continua idoneità, adeguatezza ed efficacia mediante interventi correttivi a fronte di possibili vizi o non conformità rilevati e la possibilità di introdurre azioni e collegate alle opportunità nel perseguimento del miglioramento continuo. Si tratta ovviamente di uno strumento che ha una forte valenza anche in termini di spendibilità nella comunicazione esterna, posto che la certificazione dimostra che l'organizzazione che ha in un sistema di gestione ambientale è in grado di tenere sotto controllo gli impatti ambientali e i rischi collegati alle proprie attività e anche che ha messo in piedi un meccanismo sistemico volto al miglioramento in modo costante, coerente ed efficace dei propri processi e delle proprie attività. In questo senso, la comunicazione esterna si traduce in un messaggio sicuramente di fidatezza nei confronti degli stakeholders e del mercato, sicuramente di allineamento con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile di cui ha l'agenda ONU 2030. Si traduce nella possibilità di spendersi in chiave autovalutativa dei percorsi fatti o diversamente di richiedere il riconoscimento e la conferma della propria conformità a soggetti terzi, gli stakeholders piuttosto che i clienti, o di rivolgersi agli organismi accreditati a livello nazionale o internazionale per il rilascio della relativa certificazione. Nei rapporti con la norma 231 sicuramente la documentazione che in qualche modo si realizza all'interno delle organizzazioni certificate 14.001 costituisce una parte speciale della documentazione del modello organizzativo gestionale 231. Viene strutturato per reati sensibili, con richiamo ovviamente alle procedure del sistema di gestione ambientale. E una parte diciamo di questa documentazione specificatamente dedicata alla gestione degli adempimenti connessi alla normativa applicabile nel caso di specie per settore merceologico rilevante alla materia ambientale. Si tratta di solito di un manuale del sistema di gestione ambientale o più spesso di un sistema di gestione ambientale integrato con altre norme come la salute e sicurezza sul lavoro prevalentemente, di procedure che guardano gli aspetti ambientali significativi alla valutazione dei rischi fatta preliminarmente su questi aspetti ambientali significativi mappati.
c'è sempre una procedura per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti piuttosto che la procedura per la gestione delle informazioni documentate e strutturate ora per documento o registrazione, la procedura di gestione di sostanze, preparati pericolose, piuttosto che la procedura per il monitoraggio ambientale e quella per il rilascio, la richiesta di rilascio o l'aggiornamento di eventuali autorizzazioni sanitarie e altre certificazioni utili all'operatività dell'organizzazione. Io con questo credo di avere esaurito il tempo a mia disposizione, mi rimetto ovviamente alle domande che possono essere utili nella seconda parte degli interventi di oggi e se Fabrizio mi dà l'ok passerei a introdurre il primo dei relatori di oggi pomeriggio. Sì, Giovanna, ti ringrazio. Direi che modificando la scaletta proprio in tempo reale, lasciando comunque il gruppo CAP come primo intervento, potremmo dare la parola, se si è collegata, alla dottoressa Cristina Rocca. Sì, buonasera, sono collegata. Buonasera a tutti. Buonasera, Cristina Rocca, che interviene in sostituzione del collega Alessandro Russo, è responsabile dell'ufficio etica e compliance del gruppo CAP. Salve, sono arrivato anch'io, però... Alessandro? Però... Sei una carrambata, tutto in diretta. Bravo Alessandro, allora lo farete in due. No, ma... Prego, vi gemellate, vai. Vi gemellate, meglio ancora. La facciamo insieme, parte Cristina. Benissimo. Allora, innanzitutto grazie di questa opportunità. Vado a condividere le slide che abbiamo preparato per l'incontro di oggi. Le vedete? Sì, confermo. Ok, perfetto. Dunque, prima di tutto ci preme presentare la nostra realtà aziendale e soprattutto gli aspetti più peculiari che caratterizzano il gruppo CAP, perché il gruppo CAP è un'azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato su un territorio che comprende tutti i comuni della città metropolitana di Milano ed altri situati nella provincia di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como, secondo il modello di in-house providing, questo per garantire il controllo pubblico degli enti soci nei rispetti del principio di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Per quanto riguarda per dimensioni e capitale investito, CAP supera il miliardo e per questo si pone tra le più importanti monutility nel panorama nazionale, garantendo dunque il servizio idrico integrato a oltre 2 milioni di abitanti. Abbiamo individuato alcuni numeri che possono essere esemplificativi proprio per darvi anche maggior concretezza di cosa sia CAP quando si parla appunto di una monutility. CAP, che come appunto detto, è una società in continua crescita. Ad oggi ci sono 868 persone che appunto lavorano in vari settori. In questa crescita è dettata anche dai continui investimenti sempre in aumento. Per darvi maggior concretezza, si parla di 56 euro di investimenti annui per abitante, considerando appunto che i cittadini serviti sono 2 milioni. Come appunto detto, quindi Gruppo CAP non si occupa solo del sistema idrico integrato, qui abbiamo una serie di highlight dei servizi offerti, non solo connessi diciamo al mondo acqua, di cui appunto possiamo vedere che CAP gestisce 40 depuratori, circa 6.000 km di rete fognaria e 6.442 di rete idrica, per poi passare appunto a più di 700 pozzi, ma CAP in continua evoluzione, tant'è che si sta aprendo anche a nuove sinergie industriali. L'ultima che diciamo anche nostro un po' motivo di orgoglio è la biopiattaforma di Sesto San Giovanni e a nuove sinergie anche in ambito acqua e rifiuti, anche proprio per rispondere all'obiettivo che ci siamo posti di sviluppare nuovi progetti anche di economia circolare.
Per fare tutto ciò, e dato anche questa continua crescita di CAP, che è risultato fondamentale dotarsi di un sistema di controllo interno estremamente strutturato, che vuole in qualche modo anche garantire un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e quelli di conformità alle leggi in vigore. È per questo che il sistema di controllo interno di CAP segue due principi fondamentali, che è la diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, quindi per garantire la segregazione delle funzioni, per evitare situazioni di conflitto di interesse, ma anche per garantire una tracciabilità di tutte le operazioni aziendali. Ma un altro principio che per noi è molto importante è anche la sostenibilità dei controlli nel tempo. Questo perché? Perché tutto il sistema di controllo interno deve risultare integrato e compatibile con le esigenze operative. Quindi, entrando un po' più nel dettaglio e andando a vedere come a livello organizzativo CAP si è strutturata proprio per garantire e per osservare questi principi, che si ispira al codice di autodisciplina, ai tre livelli di controllo. E questi tre livelli di controllo, di cui al primo livello di controllo diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, in cui vediamo coinvolti il management. Il secondo livello di controllo, che invece ha un obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, nonché la conformità dell'operatività aziendale alle norme, vediamo la funzione appunto di risk management, la funzione compliance, la funzione di controllo di gestione, per poi arrivare al terzo livello di controllo, che è un controllo più di assurance, di una valutazione indipendente sul disegno e sulle funzionalità complessive del sistema, in cui si colloca l'ufficio di internal audit. Quindi questa veloce overview per dirvi come siano coinvolti diversi livelli a livello di struttura, e come sia importante per noi la sinergia e l'integrazione anche a livello organizzativo. Proseguendo, vediamo quali sono le milestone che permettono a CAP di avere un sistema di gestione dei rischi in ambito ambientale, e di quei progetti che ha sviluppato, tali per cui possiamo parlare di un sistema integrato. Abbiamo il modello 231, che poi entreremo nel dettaglio di ciascuno di questi. Il modello 231 è stata ottenuta la certificazione ISO 14001 del 2015, e poi è stato sviluppato il progetto di Enterprise Risk Management con in forte sinergia con la funzione Corporate Social Responsibility. Le tappe fondamentali che hanno permesso a CAP di poter parlare di una gestione integrata del rischio, e quindi non più avere una gestione per silos, ma una gestione appunto a 360 gradi, tale per cui quindi abbiamo una forte collaborazione tra le funzioni e tra i vari progetti, partiamo dal febbraio 2016, in cui CAP era già dotato di un modello 231, però ha deciso di adottare tutte le nuove novità normative introdotte in temi di reati ambientali. Nel maggio 2016 CAP ottiene la certificazione alla nuova ISO 14001 del 2015. Nel 2017 nasce l'ufficio CSR, quindi che svolge importantissimi progetti lato sostenibilità. Nel gennaio 2020 è stato avviato il progetto di Enterprise Risk Management, che è in continua evoluzione, fin arrivare al gennaio 2021, in cui c'è stato un rinnovo della certificazione ISO 14001. Andando un po' più nel dettaglio di ciascuna milestone, così lo vogliamo definire, come appunto detto, nel 2016 Gruppo CAP ha deciso di aggiornare il modello 231, il catalogo dei reati e il codice etico, proprio per recepire tutte le novità normative introdotte con la legge 68 del 2015.
Le attività svolte sono state, andando sommariamente, all'attività di risk assessment per andare a individuare tutti quei processi aziendali che risultavano essere sensibili alla commissione delle nuove fattispecie di reato, andare a individuare quali fossero i gap di processo e di sistema, proprio per quindi andare anche a prevedere tutti quei presidi che risultavano essere necessari da implementare affinché CAP fosse compliant alla nuova normativa, e per poi arrivare alla proposta di aggiornamento del modello 231, parte generale, parte speciale, e del codice etico di gruppo. In questo aggiornamento quindi abbiamo introdotto una nuova parte speciale, la parte speciale F, dove vorremmo con voi soffermarci soprattutto sulle aree sensibili e sui presidi organizzativi adottati, per porre l'attenzione come CAP gestisca in modo integrato i rischi, in modo particolare i rischi ambientali. In quanto, oltre al sistema di prevenzione disciplinato nel modello 231 e tutti i presidi previsti, CAP ha deciso di fare un esplicito riferimento all'interno del proprio modello parte speciale a una serie di adempimenti, tra le quali appunto il mantenimento attivo e aggiornato di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNISO 14001, a redigere e aggiornare il piano degli investimenti inserendo con priorità gli interventi che hanno un maggior beneficio ambientale e a provvedere per i comuni al rilievo delle reti e delle infrastrutture gestite al fine di evidenziare situazioni di anomalia nella gestione degli scarichi o nella normale conduzione delle reti. Quindi quello che ci permette di farvi vedere è questa forte sinergia tra tutti, diciamo, i presidi che CAP si è dotato. Passando alla ISO 14001, nel 2016 CAP ha ottenuto la certificazione per quanto riguarda il proprio sistema di gestione ambientale e quello che è stato fatto è stata una mappatura per singolo impianto. In modo particolare, quello che è emerso appunto è che è stato un approccio integrato dei rischi e quindi si ha una mappatura dei rischi ambientali, dei rischi per l'organizzazione e diciamo il macro gruppo di rischi di non conformità legislativa, in cui troviamo anche non solo i rischi di non conformità a una prescrizione legislativa, ma anche i rischi reato 231. Per quanto riguarda il mantenimento di questa certificazione, CAP si è dotato di una procedura aziendale che indica la metodologia, le scale di valutazione e tutte le attività che annualmente devono essere svolte proprio per verificare l'osservanza di tutti i presidi in essere. Però CAP ha deciso anche di porre l'attenzione, diciamo, anche ai rischi ambientali, anche verso i terzi. In modo particolare CAP ha uno strumento di vendor rating, quindi di qualificazione dei fornitori. Ed è stato introdotto come elemento premiante per i fornitori il fatto di essere in possesso della certificazione ISO 14001, affinché quindi il processo di selezione sia rispondente ai pilastri di sostenibilità aziendale, quindi anche a quello dell'ambiente. Quindi questo ancora una volta per farvi vedere che non è solo una gestione interna integrata, ma come ci si voglia anche aprire appunto verso relazioni con i terzi. Infine, nel 2020 CAP ha deciso di adottare un modello di Enterprise Risk Management che ha portato alla definizione del profilo di rischio e a individuare tutti quegli eventi di rischio che potrebbero influenzare il raggiungimento degli obiettivi e delle performance aziendali. E la valutazione, l'identificazione di questi rischi è stata condotta appunto anche con una forte attenzione sui rischi ambientali, ma anche sull'impatto che determinati rischi potrebbero avere sull'ambiente. Quindi a livello metodologico è stato fatto un'attività di identificazione di tutti i principali eventi di rischio, sono stati valutati con il management in termini di probabilità e impatto e per ciascun rischio identificato sono state individuate tutte le contromisure in essere proprio per ridurre l'esposizione al rischio di CAP e sono stati identificati
quei rischi che vengono considerati da attenzionare in quanto posizionati sulla nostra heatmap aziendale nella parte più critica. Questi rischi un po' più appunto da attenzionare sono 29, e di cui 9 sono i top risk connessi ad ambiti ESG, in modo particolare al lato ambiente, di cui ricordiamo sono legati ai cambiamenti climatici, all'inquinamento ambientale, alle perdite idriche, a tutta la normativa prevista per l'adeguamento alle acque parassite, e a tutto diciamo, l'aspetto legato alle continue revisioni e evoluzioni normative. Questo è per darvi un po' un overview di tutti i progetti che sono stati appunto sviluppati e che sono in continua evoluzione anche in un'ottica di nuovi business e nuove realtà a cui CAP si sta affacciando. Per concludere, i prossimi passi di gruppo CAP, sempre appunto in ambito appunto ambiente, per garantire una gestione integrata dei rischi ambientali, CAP ha un piano di sostenibilità che ha come orizzonte temporale il 2033. CAP, come appunto abbiamo detto all'inizio, è molto importante il dialogo che va a sviluppare con i propri stakeholder, e proprio in quest'ottica che moltissimi sono i progetti che vengono sviluppati in forte sinergia con gli stakeholder, anche appunto e soprattutto in ambito di protezione dell'ambiente. Il progetto ERM, sarà oggetto appunto di una nuova revisione in termini di perimetro di analisi, in ottica appunto di nuovi scenari, e CAP è anche dotato del sistema ISO 37001. E quindi in un'ottica di mantenimento e di integrazione con gli altri sistemi di gestione. Questo, diciamo, è quanto noi ci tenevamo appunto a condividere con voi per darvi un overview generale, sommaria, di quello che CAP ha messo in atto in tema di gestione dei rischi ambientali. Cedo la parola al Presidente, magari... Intanto grazie mille Cristina per l'intervento e per le slide. Che ovviamente poi potremo condividere con tutti i colleghi e amici che oggi hanno partecipato e che vorranno farne richiesta. Alessandro, buon pomeriggio, ben arrivato, presidente del gruppo CAP Holding, anche amministratore delegato. Dacci un po' i tuoi feedback, vai un po' in scia al tuo ufficio di compliance. Intanto grazie a Fabrizio, Ventimiglia, a tutto il CSB per aver organizzato questo convegno. Un tema molto importante, perché di solito si parla di investimenti, si parla, no, magari di aspetti legati più a politiche di carattere strategico, senza focalizzarci abbastanza su quanto questi temi in realtà parlino con la strategia aziendale, ed è quello che abbiamo cercato un po' di rappresentare in queste slide. Sono contento, scusatemi se un'altra riunione è finita lunga, pensavo di non fare in tempo, e nel frattempo si è collegata Cristina Rocca, ma sono davvero contento che sia intervenuta lei a presentare queste slide, perché Cristina è uno dei talenti che in questi anni sono entrati in CAP, e alla fine la differenza su questi temi e sulle aziende poi la fanno sempre le persone, no? Quindi è giusto che ci siano anche dei momenti di visibilità per persone giovani che stiamo portando all'interno dell'azienda. I next step rappresentano un po' quella che è la nostra vision su questi temi. Io immagino, la cornice che non abbiamo rappresentato, diciamo, per iscritto nella slide, ma penso che si sia compresa, è una cornice di carattere culturale. Cioè, bene le norme, bene i processi, ma quello su cui dobbiamo lavorare su tematiche come queste sono aspetti di carattere culturale. La cultura dell'attenzione a certe tematiche, noi all'interno dell'azienda la stiamo diffondendo tantissimo con tutte le nostre persone, e quando hai quasi 900 persone che credono a livello valoriale su una serie di aspetti al di là delle procedure, poi sicuramente i risultati sono più facili da portare avanti. La procedura è uno strumento, non è la sostanza. E poi questa cultura, ci piace l'idea che un'azienda come la nostra, che è un'azienda pubblica, possa essere un volano
di trasmissione di cultura. Per questo abbiamo inserito, per esempio, nel vendor rating che abbiamo dei nostri fornitori, al di là delle tematiche, non so, di genere, piuttosto che di attenzione alla sostenibilità in senso stretto, abbiamo inserito anche la certificazione ISO 14001, perché vogliamo dire a chi lavora con noi che deve un po' sposare la nostra cultura, no? Che non può essere un mero fornitore, ma deve essere un soggetto che condivide una visione del fare impresa che è legata al mondo in cui si opera e non soltanto al business che si fa. L'ultimo aspetto è legato agli stakeholder, che non sono soltanto i fornitori, che non sono soltanto le persone del gruppo CAP, ma che sono tutto quello che gira intorno a noi. Tantissime delle attività che noi facciamo ci arrivano anche perché abbiamo delle antenne fuori dalla nostra azienda, che sono le associazioni ambientaliste, che sono i sindaci, che sono i professionisti con cui collaboriamo, con convegni come questo, che ci portano sempre nelle condizioni di avere informazioni utili a definire le strategie e a strutturare poi di conseguenza i processi. Quindi credo che questa sia la sfida su cui dobbiamo lavorare tutti insieme. Grazie dottor Russo per aver messo l'accento sull'importanza di percorsi che modificano la forma mentis dell'azienda sostanzialmente, ovviamente in un'ottica in questo caso del rispetto e della sostenibilità ambientale. Si trattiene con noi per le domande dopo, benissimo. Certo. A questo punto io passerei allora la parola al relatore successivo, Marco Cipriano, che è direttore dell'Osservatorio dei Servizi Pubblici Essenziali all'interno del Centro Studi Borgogna, già amministratore unico del Consorzio per il Recupero Energetico nei comuni di Sesto San Giovanni, Colonio Monziese, Pioltello, Segrate e Cormano, è già stato presidente del Consiglio regionale della Lombardia tra il 2000. Vicepresidente tra il 2005 e il 2010, consigliere regionale, segretario della Commissione Ambiente, amministratore unico dell'inceneritore di Sesto, primo vero esempio concreto di economia circolare, ma soprattutto promotore della legge regionale 24/2006, norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela salute ambiente. Farà un intervento in materia di imprese in rapporto all'ARPA con un focus sugli organismi di controllo. Prego Marco. Grazie Giovanna e buon pomeriggio a tutti. Intervenire dopo CAP e dopo le cose che ci ha raccontato Cristina Rocca e soprattutto Alessandro Russo mi facilita il compito, perché così mi soffermerò su due aspetti che sono poi gli aspetti principali della mia attività, almeno quella più recente. Secondo me ho una certa età, un curriculum abbastanza antico, mi limito solo a quello che ho fatto negli ultimi 20 anni. E fra l'altro mi è utile mettere insieme due aspetti, cioè quelli di governance, di governo di una società in un settore ambientale piuttosto delicato come quello che, del trattamento dei rifiuti, e un'attività svolta precedentemente, come tu Giovanna hai ricordato, di legislatore, sebbene a livello regionale. Ma intanto io credo che, visto che parliamo di reati ambientali, scusatemi se rubo qualche minuto per fare una premessa di carattere generale. Anche perché di reati ambientali se ne parla poco e neanche da tanto tempo. Se ne parla, diciamo, da quando è maturata una nuova consapevolezza, una nuova sensibilità sull'ambiente. E vorrei un attimino richiamare i motivi di questa sensibilità sul tema ambientale. E come sempre il motivo è principalmente economico, cioè nel senso che recentemente, ahimè, si è scoperto che l'ambiente è una risorsa scarsa. Non è una risorsa inesauribile, aria, acqua, terra e quant'altro sono risorse scarse, esattamente come il petrolio. Non a caso qualcuno parla di oro blu parlando di acqua. Quindi abbiamo, ahimè, scoperto, io ribadisco tardivamente,
che l'ambiente è una risorsa scarsa e in quanto tale ha assunto un valore economico notevole. Basti pensare che se prima si parlava di rifiuti aggiungendo il termine scarti, oggi si parla di rifiuti come prodotti. E magari grazie a una visione come quella dell'economia circolare si è scoperto che anche i rifiuti sono un prodotto che possono creare, tra virgolette, ricchezza. Quindi, quando parliamo di reati ambientali, sembra che si voglia parlare di morale, di etica. Sì, vero, come sempre, ma anche di reati soprattutto verso dei beni, che sono beni pubblici, che sono beni comuni, perché qui non si sta parlando, con tutto rispetto, di gioielli, di macchine o quant'altro, qui si parla di aria, di acqua, di ciò che dovranno poi usufruire anche i nostri figli, perché quando poi si parla di questa povera terra in cui noi viviamo, molti di noi credo abbiano raggiunto la consapevolezza che questa è una terra che noi abbiamo in prestito dai nostri figli e quindi dovremo lasciare qualcosa anche a loro. Ecco, ho detto questo perché, insomma, le notizie di reato su, per quanto riguarda l'ambiente, sono rare e sono ancora più rare, come dire, l'esito di questi reati, e di come poi vengono perseguiti. Allora, finita la premessa, mi scuso per la lunghezza, io vorrei affrontare un tema specifico, che era quello appunto che Giovanna ricordava, che riguarda gli organi di controllo e in particolare, ad esempio, per l'esperienza che ho vissuto in Lombardia, la funzione dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, credo che tutti conoscono. Ebbene, io da gestore di un impianto che incenerisce rifiuti, avevo praticamente in collegamento in tempo reale dalla mia centrale di controllo del forno i dati che venivano trasmessi all'ARPA. Cioè l'ARPA in tempo reale aveva il controllo sulle emissioni del forno. Tanto è vero che quando poteva succedere, ed è successo, c'era qualche piccolo sforamento, non tanto magari per un difetto del funzionamento dell'impianto, quanto a una composizione un po' particolare del rifiuto, più umido o meno umido, a seconda, trattando indifferenziato, quindi c'è di tutto, no? nel rifiuto indifferenziato. E quindi può capitare che arriva un carico che sia un po' più secco piuttosto che un po' più umido perché magari ha piovuto, e questo provoca nelle emissioni del camino un'alterazione dei valori, valori che naturalmente sono, come dire, tarati su quelli che la, no, le leggi prevedono, eccetera, eccetera. Beh, quindi in tempo reale ARPA è in grado di controllare le emissioni e di intervenire, oltre a farci visita spesso, anche naturalmente senza preavviso, per fare tutti i controlli che devono essere fatti. E questo è il modo in cui si sviluppano i controlli sugli impianti. Ma il dramma è che i controlli dovrebbero essere fatti sul territorio. Noi abbiamo scoperto ultimamente un po' meno, grazie alle notizie di stampa, che la terra dei fuochi, così famigerata della Campania, si era trasferita e si è trasferita in Lombardia. Ora sarebbe lungo spiegare le ragioni di questo fenomeno, segnato dal cosiddetto turismo dei rifiuti, ma è significativo il fatto che un incendio di un capannone dove sono stati abusivamente stoccati alcune decina, centinaia, migliaia di tonnellate di rifiuti, come quello che c'è stato in via Passerini qui a Milano, vicino alla zona Bovisa, produce in termini di emissioni quello che in 100 anni produce un termovalorizzatore. Quindi, a parte che evidentemente non esiste un controllo del territorio, perché io mi chiedo, siccome i rifiuti
viaggiano sui camion fino a prova contraria. Quando si riempie un capannone con decine, centinaia di migliaia di rifiuti, beh, insomma, i camion ne passano. Ed è possibile che nessuno abbia notato questi camion? Ebbene, questa dimostrazione è che poi ci sono degli enti di controllo che svolgono egregiamente, e meno male che svolgono la loro funzione di controllo, ma quello che manca rispetto ai reati ambientali è il controllo del territorio. Io ho fatto l'esempio dei rifiuti, ma si potrebbe fare l'esempio dei fiumi, dei corsi d'acqua, di, insomma, di tanti ambiti dell'ambiente, insomma. Ecco, dico questo perché le normative servono, sono fondamentali. Il rispetto di queste normative altrettanto servono e sono fondamentali. Però la mia filosofia di vita, che parte dal presupposto che è meglio prevenire che curare, primo perché costa meno, secondo perché è molto più efficace la prevenzione della cura. Adesso, grazie alla pandemia, abbiamo scoperto che vale anche in sanità questo principio. Peccato che qualcuno pensava che per prevenire bisognava fare gli ospedali. A me risulta che gli ospedali servono per curare. Per prevenire serve un altro tipo di presidio sanitario, per esempio quello del territorio, più che quello dell'ospedale, perché forse quando uno ha mal di testa sarebbe utile che si rivolga al medico, non che vada al pronto soccorso, intasando il pronto soccorso quando magari al pronto soccorso ci si va per ragioni un po' più gravi. Quindi, voglio dire, occorrerebbe, oltre che dal punto di vista, ripeto, delle normative, ma io dico anche dal punto di vista dell'azione degli organi di controllo, un maggiore investimento nel controllo del territorio, senza nulla togliere alla necessità di controllare le varie aziende che operano in questo settore così delicato, anche perché, mi avvio alle conclusioni del mio intervento, poi naturalmente restando a disposizione per rispondere a eventuali domande o quant'altro, anche perché, come dire, se noi ragioniamo appunto secondo la logica della prevenzione, è meglio evitare che si compino dei reati ambientali. E questo non avviene solo attraverso le procedure previste, ad esempio, dalle norme per quanto riguarda le norme aziendali, la 231 o tutti i certificati ISO di cui un'azienda si deve dotare. E poi c'è un problema, così ripeto e ribadisco, che riguarda il territorio. E su questo mi sembra che siamo molto carenti, perché poi vediamo il nostro territorio anche si ha fatto passi in avanti, perché insomma tutto sommato, io ripeto, sono un po' vecchiotto, però non è così lontano la stagione nella quale non esistevano, non dico gli inceneritori, non esistevano neanche le discariche, c'erano le discariche a cielo aperto, bastava andare nella periferia di Milano lungo i Navigli e si trovava, ahimè ancora oggi, ma ai miei tempi si trovava di tutto nei Navigli, nelle campagne, perché la gente era abituata a portare i rifiuti e buttarli dove trovava. Non c'erano le discariche, non c'erano tantomeno i termovalorizzatori. Quindi, perché si pensava appunto che il territorio e l'ambiente fossero risorse inesauribili, infinite. Poi da quando siamo diventati troppi, siamo aumentati di numero e c'è stato un processo di urbanizzazione, c'è un processo anche, come dire, di antropizzazione del territorio, e abbiamo scoperto che insomma l'ambiente è una risorsa scarsa e quindi bisogna tutelarla, bisogna difenderla. Ecco, io ho finito, non voglio dilungarmi oltre, resto a disposizione per delle domande o qualunque qualsiasi intervento. Grazie Giovanna. Grazie a te Marco, e per aver stressato l'importanza di questi tre momenti: prevenzione, gestione e controllo, con ovviamente un focus sull'importanza della vicinanza e sulla territorialità del controllo, ma come parti comunque sempre dello stesso habitus mentale che dovrebbero essere propri delle aziende virtuose del 2021.
Detto questo, ti ascolteremo volentieri con delle domande e passerei, se Fabrizio è d'accordo, all'intervento del Presidente della Metropolitana Milanese SPA, Simone Dragone, sull'importanza dei problemi ambientali per l'azienda, proprio con la case history di Metropolitana Milanese SPA. Il dottor Dragone è azionista e consigliere di Eidos Partners, società di consulenza alle imprese con un focus sulle piccole specializzate in ristrutturazione e reperimento di risorse finanziarie per la crescita. Negli anni precedenti ha maturato esperienze significative in società private e istituti finanziari come Arthur Andersen Consulting, JP Morgan, Schroders e Citigroup. È stato consigliere di amministrazione di Pedemontana e di Tangenziale Esterna Milano, TEM. Grazie, dottor Dragone, a lei. Buonasera a tutti, grazie Avvocato Stumpo. Un grande grazie per questo invito al Centro Studi Borgogna, al Presidente Ventimiglia, al Dottor D'Andrea, a Sara Ambrosini, che ho stalkerizzato in questi giorni per temi anche tecnici. E un grande grazie anche al gruppo 24 Ore, naturalmente. Ma chiedendo la cortesia ad Alessa, a Sara di aiutarmi nella condivisione di queste poche slide che mi aiutano essenzialmente nell'esposizione, incentrerò appunto questo breve intervento proprio sull'importanza dei profili aziendali, dei profili ambientali per la nostra società, per MM. Come non vi voglio annoiare naturalmente con una pletora di dati, però ritengo che alcuni dati, alcune informazioni su MM e sulle nostre attività evidentemente credo che siano proprio utili per condividere l'importanza per la nostra realtà dei profili ambientali, che rappresentano, se volete, un fil rouge trasversale al nostro percorso e alla nostra strategia. Noi nasciamo nel 1955 proprio per progettare e costruire la rete metropolitana e oggi dobbiamo riconoscere che a livello italiano siamo di sicuro una fra le maggiori e più diversificate realtà di ingegneria. E proprio facendo leva sulla competenza dell'ingegneria, negli anni successivi, e chiedo a Sara di passare alle slide successive cortesemente, il nostro perimetro di attività si è evidentemente allargato e si è allargato a partire soprattutto dal 2003, quando ci è stata affidata la gestione del sistema idrico integrato della città di Milano. Perché nell'ambito della città metropolitana, come dicevano prima i colleghi amici di CAP, CAP gestisce il servizio idrico al di fuori dei confini del comune della città di Milano, mentre noi, come MM, gestiamo quello proprio della città. E mi piacerebbe spendere proprio alcune informazioni in merito al tema del sistema idrico, dal momento che l'acqua, per ovvie ragioni, oltre ad essere uno dei core della nostra attività, ma evidentemente essenziale per la strutturazione della cura dell'ambiente. Noi ogni anno preleviamo 265 milioni di metri cubi o tonnellate, che dir si voglia, di acqua e ne eroghiamo 215 milioni circa, e con perdite che sono pari al 14%, dato che talvolta può suonare bene rispetto alla situazione drammatica del paese, che vede una media del 40% di perdite con picchi anche del 70%, ma che evidentemente tuttavia rappresenta, come credo che sia doveroso, uno stimolo ulteriore a cercare di fare sempre meglio. Altri dati importanti che mi piace condividere sono quelli delle dimensioni delle nostre reti, che sono 2250 chilometri per quanto riguarda la rete acquedottistica e oltre 1500 per quanto riguarda la rete fognaria, peraltro, come potete immaginare, concentrati in un'area estremamente piccola, perché parliamo di 180 chilometri quadrati. Per fare un esempio, se sommiamo questi due numeri arriviamo a circa un decimo della lunghezza dell'equatore terrestre, quindi stiamo parlando di numeri giganteschi, ma soprattutto in quanto concentrati all'interno di un'area estremamente limitata. E mi piacerebbe anche condividere con voi
una riflessione sui due depuratori che sono gestiti in prima persona da MM e che trattano il 90% delle acque reflue della città di Milano, che sono i depuratori di Nosedo e San Rocco, in quanto oltre ad essere delle eccellenze, e qui ci ricolleghiamo ai temi ambientali, sono essenzialmente due presidi di eccellenza in ambito europeo, badate, non solo italiano, due presidi di eccellenza di economia sia rigenerativa che circolare. Tanto per darvi anche in questo caso dei numeri, vengono trattati, mal contati, 250 milioni di metri cubi di acqua all'anno e restituiti per uso irriguo 100 milioni di metri cubi, che vanno a servire un territorio di oltre 100 km quadrati, 114 per la precisione, che rappresentano di ben 10.000 ettari di terreni ad uso agricolo. Nella slide successiva abbiamo riportato le altre due attività che rappresentano delle sfide non trascurabili. Dal 2014 la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica posseduta dal Comune, che come chiaramente potrete comprendere rappresenta una sfida di sostenibilità a 360 gradi, ambientale anche per ovvie ragioni, ma non solo. E nel 2020 e in parte nel 2021 è stata istituita una quarta divisione all'interno di MM che si occupa della manutenzione ordinaria di impianti e infrastrutture. Cosa intendiamo? Intendiamo scuole, intendiamo impianti sportivi e di recente anche i sottopassi cittadini, che rappresentano evidentemente un'infrastruttura particolarmente delicata nell'ambito dell'ecosistema urbano. Quindi, peraltro, come forse avrete letto, vi sono anche interlocuzioni per quanto riguarda l'eventuale affidamento ad MM un domani anche della gestione del patrimonio verde pubblico, che come potete facilmente intuire è un punto essenziale nel percorso di sviluppo e di transizione ecologica della nostra intera comunità. Ma qual è la particolarità che a mio parere caratterizza una società come MM, in particolar modo nei confronti delle sfide ambientali che abbiamo? Credo che questa peculiarità risieda nell'ambito della nostra natura pubblica, che è assolutamente allineata, e quindi non ci torno perché l'hanno sottolineato molto bene gli amici di CAP, con tutte le sue caratteristiche evidentemente di controllo e di garanzia per i consumatori, per i cittadini e per l'intera comunità, una peculiarità che risiede appunto nell'ambito della nostra natura pubblica nella ricerca costante di uno sviluppo sostenibile sia per la società ma soprattutto per la nostra città. Uno sviluppo sostenibile che vuole mettere in equilibrio gli obiettivi economici, ambientali e sociali. Quali sono le sfide? Chiederei cortesemente a Sara di andare a pagina 7. Le sfide ce ne sono tante, non è vero, però credo che anche in questo caso ve ne siano due che sono assolutamente trasversali a qualunque tipo di strategia, o meglio alla complessiva strategia aziendale, e sono lo sviluppo e sostenibilità, o per meglio dire uno sviluppo sostenibile che possiamo declinare in tanti modi, ma che mi piace declinare essenzialmente in resilienza delle infrastrutture e in economia circolare, o meglio sviluppo dell'economia circolare, e il concetto di Care Cities, perché l'obiettivo è quello di essere un catalizzatore del passaggio dalle Smart City alle Care City, con azioni mirate per la cura della città nel suo complesso, dei suoi asset e naturalmente anche dei cittadini. La parola chiave, e io personalmente non mi stanco mai di ripeterlo, è cura, perché la cura deve essere il paradigma di qualunque gestore di servizio pubblico e a maggior ragione di servizio pubblico essenziale. Nella slide successiva, oltre diciamo un po' di premi guadagnati, ma non mi piace focalizzarmi su queste cose, evidentemente mi piace sottolineare che l'attività di MM a 360 gradi è focalizzata sugli SDG
delle Nazioni Unite per il 2030. E questi obiettivi di sostenibilità guidano proprio la visione e la mission societaria. E peraltro, come si diceva prima in altri interventi, orientano anche le operation da un lato, ma soprattutto l'attività di formazione e qualificazione professionale, e sono pienamente d'accordo con Alessandro Russo, anche e principalmente di natura culturale, perché la vera sfida è di natura culturale. Siamo fieri di alcuni risultati ottenuti, di molti anche risultati ottenuti, ma peraltro, visto le grandi sfide presentate dagli SDG e comunque dalla strategia nel suo complesso, siamo assolutamente consapevoli che il lavoro che ci aspetta da qui al 2030 per il nostro contributo al conseguimento di questo obiettivo è di sicuro un lavoro particolarmente sfidante. E venendo al core del webinar odierno, che è l'ambiente naturalmente, e quindi passando alla slide successiva, provo a riassumere brevemente quali sono i punti chiave che sviluppiamo nell'intorno del concetto di ambiente, vero tema rilevante e trasversale a tutte le attività di MM, anche perché personalmente, ma non solo personalmente, siamo fermamente convinti che l'ambiente rappresenti, come ricordava anche prima Marco, sviluppo economico e sociale. Leggendoli banalmente, ma più che altro per fare alcuni piccoli commenti, anticipando anche degli esempi pratici che vi porto prima delle conclusioni, i 5 punti cardine sono la promozione della lotta al climate change, promozione dello sviluppo dell'economia circolare, la qualità della risorsa idrica e naturalmente quello degli scarichi, la promozione di una gestione efficiente dell'energia e iniziative di efficientamento energetico, e qui mi consentirete di aprire e di chiudere una parentesi che riguarda il super eco bonus, dove MM è stata fra i primissimi operatori in Italia a lanciare un, che si spera che vada a compimento, chiaramente sappiamo bene che le procedure sono sempre complesse e articolate, ma a lanciare un massivo intervento legato appunto al super eco bonus, nonostante MM fosse fra gli IACP, legato naturalmente al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonostante MM fosse, diciamo, a differenza del 99,9% degli IACP e o degli IACP like presenti in Italia, non avesse avuto fino a giugno del 2020 nessuna possibilità di accedere ai precedenti incentivi fiscali legati ad altre forme di ecobonus. Nonostante questo, in pochi mesi si è riusciti ad attivare questo programma. Infine, promozione di un utilizzo efficiente delle risorse e una gestione responsabile dei rifiuti a partire dai fanghi di depurazione. Aspetto molto importante, dal momento che il riutilizzo dei fanghi di depurazione, altro evidente esempio di economia circolare, avviene al 100%, sia che questo avvenga attraverso il vettore energetico, sia che avvenga per uso in agricoltura. Evidentemente, per quanto riguarda il tema ambiente, l'aspetto più saliente riguarda il sistema idrico integrato, che è il vero laboratorio di transizione ecologica, anche perché l'acqua è alla base, per ovvie ragioni, essendo la risorsa naturale più importante, l'acqua è la base dell'intera rivoluzione ambientale che sentiamo tutti sempre più urgente e che evidentemente abbiamo necessità che parta concretamente e sempre più massivamente il prima possibile. Alcuni esempi, passando nelle slide, scorrendo velocemente le slide 11 e successive, sono degli esempi che mi piaceva condividere con voi, proprio perché dimostrano come le aziende sul territorio abbiano delle opportunità concrete di portare cambiamento e portare innovazione in una logica proprio di transizione ecologica. Ad esempio, sull'energia termica, MM ha sviluppato, sfruttando peraltro un'eredità lasciata dal depuratore di Nosedo, una soluzione tecnica per recuperare il calore dalle fognature di Milano, dotando le stesse di apposito scambiatore. È evidente che questo metodo di produzione di energia, una volta che si è industrializzato, potrebbe rappresentare, oltre anch'esso ad un fulgido esempio di economia circolare, una porzione significativa di futuro,
per quanto riguarda la produzione energetica. Infine, abbiamo in questa slide ad esempio alcuni altri esempi di riqualificazione energetica, perché come dicevamo prima, nonostante non avessimo accesso a incentivi di natura fiscale fino al 2020, negli ultimi anni e prima del giugno 2020, comunque si è proceduto sia alla progettazione che alla realizzazione di esempi di riqualificazione importante energetica che vanno chiaramente nella direzione auspicata. Direzione auspicata che è evidente che sono essenzialmente miglioramento ambientale, miglioramento della qualità della vita dei cittadini, nel nostro caso gestiamo case popolari a partire dai nostri inquilini, e fatemi dire, in un momento così drammatico per il paese e per il mondo intero, possono rappresentare anche un importante volano economico di sviluppo. Sempre tornando sul tema energetico e di produzione, un altro progetto molto interessante è quello della centrale di Salemi, che è un progetto che prevede la realizzazione di una centrale cogenerativa per lo sfruttamento, in questo caso, di energia geotermica dell'acquedotto. Quindi la produzione di energia dall'acqua, sia che sia quella dell'acquedotto, sia che sia quella delle acque reflue, rappresentano di sicuro delle importantissime aree di sviluppo su cui le comunità intere, attraverso magari società come la nostra, debbono di sicuro investire, perché vanno nella direzione chiara della transizione ambientale. Vorrei infine, e vado a concludere, parlarvi del progetto che è rappresentato dalla Cascina Nosedo, che evidentemente, lo dice il nome, è posta in prossimità del nostro depuratore, perché è un luogo dove, a seguito di questo progetto, che è un work in progress, che è ancora in fase di realizzazione, però permetterà la realizzazione pratica, la concretizzazione di alcuni degli SDG di cui si parlava prima. E ve ne cito due. Il primo è la valorizzazione dei temi dell'economia circolare e del metabolismo urbano, altro tema fondamentale, che sono già presenti nella realtà dei depuratori, a partire naturalmente da quello di Nosedo, con il riutilizzo delle acque depurate a fini irrigui e con il recupero di calore dalle acque reflue per il riscaldamento e il raffrescamento. Utilizzo del suolo agricolo finalizzato alla protezione attiva della falda. In estrema conclusione, io mi piacerebbe sottolineare evidentemente l'impegno che deve essere un must, è un dovere, è imprescindibile di MM per l'ambiente, per la transizione ambientale, anche attraverso sviluppo e valorizzazione dell'economia circolare, e il fatto che questo impegno sia sempre più necessario ed urgente. Ed è urgente perché, come dire, lo ricordava prima Marco, i numeri sono incontrovertibili, non si può più far finta che la realtà sia quella che ci circonda. Per farvi un esempio, la Task Force di C40 sulla ripresa, che unisce, come sapete, 100 città del mondo unite per il clima, ha dimostrato che, ad esempio, investire i fondi del recovery in iniziative sostenibili possa creare 50 milioni di posti di lavoro entro il 2025, più che dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, salvare centinaia di migliaia di vite umane che perdiamo precocemente a causa della violenza che si continua a esercitare sull'ambiente, e risparmiare, perché c'è anche questo aspetto, un risparmio multimiliardario in termini di sanità pubblica. Da parte mia, e fermo restando l'importanza fondamentale che anche MM attribuisce al sistema normativo, su cui non ho speso parole, anche perché ne avete parlato voi in maniera perfetta, e che riteniamo essere anch'esso una stella polare per un'azienda come la nostra, io credo che MM abbia il dovere, al servizio della nostra comunità, di continuare a offrire sempre di più il contributo appunto alla nostra comunità, e come si diceva prima, partendo dalle nuove generazioni. Vi ringrazio e sono naturalmente a disposizione per eventuali domande.
Grazie mille Simone, grazie mille e approfitto subito di questa tua disponibilità perché vorrei impiegare i minuti che seguono, una decina di minuti, per fare un primo giro di domande. Alcune sono arrivate in chat, altre mi sono arrivate su WhatsApp e via mail da chi ci sta seguendo. Visto un po' lo standing dei relatori che sin qui ci hanno intrattenuto, insomma abbiamo avuto manager molto abili, molto esperti, abbiamo affrontato i settori del servizio idrico con il gruppo Cap Holding, il settore dei rifiuti con l'esperienza di Marco Striano, tanti anni amministratore unico di un consorzio proprio di recupero energetico, oltre che, come ci ricordava prima anche Giovanna, lo stesso Marco, lato istituzioni e legislatore. Abbiamo sentito da ultimo Simone Dragone, presidente di una bellissima realtà, insomma, che si occupa di ingegneria di casa oltre che di idrico. Allora io vorrei chiedervi questo, approfitto diciamo per una domanda a voi tre intanto su questo. L'esperienza che vi portate dentro come manager di aziende pubbliche, a vostro avviso in cosa possiamo davvero migliorare in termini di importanza sulla sostenibilità? Abbiamo visto i progetti, abbiamo visto l'importanza della formazione, abbiamo visto il tema culturale. Allora vi chiedo uno sforzo ancora in più per stare nella stretta attualità. Parliamo di recovery, parliamo di piano nazionale di ripresa e di resilienza. È un'opportunità anche per le aziende pubbliche, è un'opportunità perché, ripeto, ovviamente ognuno di noi legge, si sta documentando, c'è anche un po' di confusione, per come è giusto anche che ci sia, però le cose sono nuove, però non c'è dubbio che è un treno che sta passando che dobbiamo prendere, di corsa. Lo ha detto anche il sindaco Sani nella intervista al Corriere, ci parla della città in 15 minuti, ci parla degli spostamenti. Chiedo a voi, per i settori rifiuti, per i settori acqua, per il settore ingegneria, cosa e come potremmo diciamo concretamente sfruttare questa occasione? Comincerei da Marco Cipriano, poi Alessandro Russo e poi Simone che ha finito adesso di parlare. Ho staccato l'audio. Allora Fabrizio, bella domanda, cioè, ci sarebbe molto da fare. Se devo parlare dei rifiuti, penso che sia uno dei settori dove il nostro paese segna l'arretratezza maggiore. Qualcuno si sbalordirà, fra l'altro anche perché qualcuno potrebbe equivocare guardando i dati della raccolta differenziata, perché io sento dire sempre che l'Italia, di tutti i paesi in Europa, è un'eccellenza per il livello che ha raggiunto per la raccolta differenziata. Peccato che differenziare i rifiuti non equivale a dire riciclare i rifiuti. E quindi, come dire, se si guarda solo alla percentuale di raccolta differenziata, come diceva il saggio, si guarda il dito e non si guarda la luna. A me piace citare il mio amico Alessandro, che ha trovato un bello slogan che quando dice, lui glielo sento dire spesso, economia circolare equivale impianti da fare. Giusto Alessandro? Ne sappiamo qualcosa. Perché? Realizzare lo slogan originale, però comunque il concetto. Scusa se la citazione non è proprio fedele, però mi sembra che sul significato ci sia. Ma è la verità, cioè a noi mancano gli impianti. Bravi, differenziamo. Sì, è bello perché a me, poi facciamoci sopra un po' di ironia, perché anche se no diventa pesante questo webinar. Ma lo sapete che ci sono posti, non dico quali, nei quali c'è il sacco grigio, il sacco chiaro, il sacco giallo, il sacco nero, poi passa il camion e li butta tutti insieme. Cioè, quei poveracci che sono stati lì a separare, a dividere, perché poi quei rifiuti se vanno in discarica, ci va tutto insieme. Quindi è anche perché mancano gli impianti. Da quando la Cina ha chiuso i confini, la plastica ci torna indietro e noi non abbiamo una carenza di rimpianti, di riciclo. Io lo sa Alessandro, perché quando abbiamo fatto l'accordo che ha portato alla riconversione del mio vecchio inceneritore di rifiuti, cioè non è che abbiamo chiuso
l'inceneritore di rifiuti perché non serviva più, anzi in Liguria, non in Sicilia, in Liguria potessero farne uno, visto che io bruciavo i rifiuti di Genova, farebbero i salti mortali. Quindi noi abbiamo fatto una cosa che ha anticipato il futuro, perché certamente il futuro sarà quello di abolire anche gli inceneritori. Peccato che però, in attesa di chiudere le discariche, che soprattutto in Italia ne abbiamo ancora troppe, si arriverà a eliminare gli inceneritori quando i prodotti saranno fatti solo con materie secondarie. E perché finché si usano le materie prime poi diventano rifiuto, e il rifiuto può essere riciclato, ma il riciclo non riguarda mai il 100% della materia, a parte l'alluminio, il ferro, ma anche solo la carta, la plastica, non arrivi al 100% del riciclo. Quindi c'è sempre un tot che va eliminato, e fino a prova contraria il modo più economico, ecologico, per eliminare un rifiuto è l'inceneritore, a meno che qualcuno li voglia buttare in mare, poi ci sono le isole di plastica, ma comunque è sicuramente, ancora non è stato inventato un altro sistema. Quindi io credo che si possa anche arrivare, però ecco, se il recovery plan mettesse a disposizione le risorse per fare infrastrutture per l'ambiente, che non è solo il ponte sullo stretto di Messina, che non è solo l'alta velocità, che pure ci vuole, non è solo quello, infrastrutture per l'ambiente, anche fare impianti per il riciclo. Noi abbiamo fatto, anche se a me Alessandro, il mio sogno era quello di fare anche una terza linea di TMB, di trattamento meccanico biologico, proprio per ridurre anche i rifiuti dell'indifferenziata. Non ce l'abbiamo fatta, però la biopiattaforma di Sesto, oltre ai fanghi dei depuratori, grazie anche al fatto che c'è il depuratore di Sesto attaccato, farà il trattamento della forza, cioè del rifiuto umido che viene trasformato in biogas, e quindi chiude il cerchio del rifiuto umido, no? Quindi però di questi impianti ce n'è bisogno, ma non in Sicilia, è in Lombardia. Cioè non è che tutte le volte che si parla di arretratezza. Certo, in Lombardia ne abbiamo 13 di inceneritori, in Sicilia non ce n'è neanche uno. Vabbè, ma d'altronde in Sicilia c'è la mafia, in Lombardia l'abbiamo combattuta, no? Perché poi quando mi dicono, scusate, mi lascio un po' andare, ma voi lombardi non siete ecologici, non siete abbastanza ambientalisti. No, semplicemente gli ambientalisti lombardi non sono pagati dalla mafia, perché in Sicilia gli ambientalisti sono finanziati dalla mafia che controlla le discariche. Aspetto querele. Lo sto dicendo da anni, non ne ho ancora ricevuta una, poi tanto c'è Fabrizio che mi risolve il problema di un'eventuale querela. Quindi sicuramente sì, Fabrizio, l'occasione è ghiotta. Io credo che se gran parte dei soldi che arrivano non li investiamo lì, in impianti per l'economia circolare, noi ci riempiamo la bocca, il bello slogan, parlare di ambiente, è moderno, ma di ambiente tutti parlano, destra, sinistra, tutti d'accordo per difendere l'ambiente, però poi bisogna farlo concretamente. Grazie Marco, devo dire che questo intervento, adesso querele a parte, mi pare che sia abbastanza in linea sulla necessità di fare le infrastrutture, con quanto ci ricordava anche il presidente Renato Boero, il presidente di IREN, che era stato ospite del Centro Studi Borgoni, anche con Alessandro e Federico Andrea qualche settimana fa, proprio a proposito di un altro incontro sull'ambiente. Alessandro, tu diciamo il tuo punto di vista qual è? Tanto la citazione corretta, per favore, e poi dacci anche il punto di vista. No, facevo una battuta perché sentirmi citato, come dire, arrivare a tanto, nel senso, però sì, mi capita spesso di dire che economia circolare fa rima con impianti da realizzare, perché l'approccio è che se vogliamo cambiare un modello di business da quello attuale a quello del futuro, e dobbiamo passare dal lineare al circolare, non possiamo non pensare che questo modello debba cambiare, no? Io penso, faccio spesso un altro esempio, quello delle linee di produzione delle autovetture, no? Che tu entri, se voi immaginate come sono fatti questi poli qua della logistica, no? C'è l'area di accettazione della materia e poi c'è una grande linea da cui parte il prelavorato e esce fuori la macchina finita. Quello è il tipico esempio della storia dell'economia lineare, no? Perché nel frattempo lungo la filiera si creano gli scarti.
se devi fare un sistema di economia circolare, probabilmente immagino che ci sarà un capannone che sarà fatto anche il capannone circolare, perché nel frattempo questi scarti verranno riimpiegati nel ciclo e quindi dal punto di vista anche proprio del logistico servirà a ripensare questo tipo di filiera. Allora, e quindi non possiamo esimerci dal dover fare dei lavori di ripensamento del paese. Sicuramente il PNRR, venendo alla domanda di Fabrizio, ci dà una grande opportunità, perché io l'ho letto attentamente ed è un'occasione unica. Ci sono finanziamenti per impianti che da anni aspettano di essere realizzati nel nostro paese e ci sono finanziamenti su aree che poi attraverso, immagino, bandi andranno nella direzione di cambiare radicalmente il nostro sistema produttivo. È chiaro che dovremmo essere bravi a raccogliere queste sfide e in questo senso si colloca la tua domanda di fondo, cioè che senso ha e quale ruolo hanno le aziende pubbliche in questa partita. Io penso, come sapete, io sono amministratore di un'azienda pubblica, ma sono un sostenitore anche culturalmente dell'intervento dello Stato in economia, però ritengo che la sostenibilità non sia un'esclusiva del pubblico. La sostenibilità, lo dimostrano grandi imprese, la sostenibilità è un'attività che ha un fondamento economico e tanti privati stanno facendo anche dei soldi cambiando il paese, come è normale che sia. Penso a Novamont che si è inventata il sacchetto, quello dell'umido che adesso tutti utilizziamo, è un sistema brevettato, hanno fatto del bene al paese, ma sicuramente avranno anche creato ricchezza per la loro azienda. Quindi non deve essere un'esclusiva del pubblico, ma è anche vero che il pubblico oggi rappresenta l'unica leva nelle mani delle città. Abbiamo parlato prima, Simone Dragone ha parlato di C40, le città che stanno cambiando hanno una grande leva che devono utilizzare sempre di più, le loro aziende, perché poi alla fine non è più il comune che fa l'attività, ma è il comune che dà delle linee strategiche alle aziende che poi eseguono, e per fare questo le aziende devono essere messe nelle condizioni di fare impresa, anche se pubbliche. Quindi sicuramente c'è da parte mia, per esempio, un motivo di preoccupazione quando leggo che nella proposta di modifiche normative che si accompagnerebbero alla richiesta di finanziamenti alla Comunità Europea c'è anche un'idea di, come dire, aggravare ancora di più le attività che fanno le aziende in house, perché io dico no, mettiamo le aziende nelle condizioni di fare impresa e quindi togliamogli certi gravami, no? Quindi sicuramente è una riflessione che faremo in campo aperto, e una cosa bella che a me affascina, perché come sapete sono uno che piace giocare anche un po' con il tempo, e che dovremmo fare questa cosa in fretta e furia, per cui non sarà una discussione fine a se stessa, ma sarà ripensare un sistema e nel frattempo fare le opere. Quindi è bella questa cosa, è affascinante, è stimolante. Sì. Quindi non avremo tempo di fare dibattiti sterili, dovranno essere dibattiti che porteranno a conclusioni. E questo... Vi ringrazio, da questo punto di vista sarei accontentato, perché se ho ben capito bene dobbiamo spenderli questi soldi, dobbiamo chiudere entro pochissimi anni, e quindi davvero non ci sarà il tempo per le polemiche, dobbiamo proprio farle questa volta le opere e le infrastrutture. Grazie mille Alessandro, è sempre un piacere sentire le tue osservazioni, quelle di Marco, insomma uomini e manager di esperienza pubblica molto molto importanti. Simone, ti chiedo di aggiungere qualcosa, ovviamente tu parli, diciamo, da un contesto anche più ampio, parlando ovviamente di ingegneria, parlando di casa, parlando di acqua, insomma le materie non mancano, no, i fattori su dove intervenire non mancano sicuramente. Proprio aggiungo solo una considerazione, perché mi rispecchio al 100% in quanto detto da Alessandro e Marco. Aggiungo una considerazione che, vabbè, oltre ai tempi di esecuzione, comunque hai detto tu, che speriamo che almeno a sto giro, visto che il tempo è una spada di Damocle ed è una variabile non si può far finta di ignorare, e stavolta le cose si riescano veramente a realizzare. Questo è il primo aspetto. Peraltro, come diceva Alessandro, non solo quelle magari finanziate dal PNRR, ma magari anche tutte quelle già finanziate che aspettano da anni
che arrivi Godot. No, faccio una sola considerazione che devo dire mi riguarda evidentemente in qualità di amministratore di una società, di presidente di una società anche di ingegneria che nasce come società di ingegneria. Io credo che un'altra cosa che forse è mancato e manca in questo paese è che, tolti degli esempi di sicuro di rilievo internazionale e mondiale, molte volte si ha, fatemi usare questa espressione un po' cruda, un po' il braccino nell'essere propositivi in termini di soluzioni tecnologiche e strategiche. Cioè, questi soldi che investiremo non potranno essere investiti con soluzioni di 20 anni fa, anche perché altrimenti diventano vecchie fra 5 anni, fra un lustro. Noi dobbiamo investire in soluzioni che siano lo state of the art, devono essere le soluzioni più innovative possibili. Non dobbiamo essere guidati dal risparmio, magari dal risparmio stupido, che peraltro risparmio spesso, quando è stupido, vuol dire evidentemente maggiori costi futuri, ma dobbiamo veramente selezionare dei progetti e delle soluzioni tecniche. Sto parlando essenzialmente di economia circolare, ma fatemi dire anche degli interventi per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, altro che siano pubblici o privati, poco cambia, ma devono essere delle soluzioni tecniche che rappresentano lo stato dell'arte attuale, ma soprattutto che abbiano una durata e un'efficacia nei lustri che vengono, e non che fra 5 anni ci svegliamo tutti, abbiamo fatto tutto, ma come dire, fra 5 anni parliamo di tecnologie e di soluzioni obsolete. Ti ringrazio Simone, e peraltro sono perfettamente scusa Fabrizio anche con il tuo pensiero. Sì, Marco, prego. Posso chiedere una cosa a Simone? Perché certo. Sì, buono nella domanda. Beh, non ci siamo messi d'accordo prima, quindi chiedo venia. Senti, no, perché tra le altre cose di cui io mi sono occupato nel periodo in cui stavo in regione, mi sono occupato della casa. Senti, ma un po' di soldi arrivano per riprogettare l'ERP, il quartiere, io lo so, adesso vado, cambio casa, adesso non interessa chi ascolta, per l'ennesima volta mi trasferirò in zona San Siro. Quel quadrilatero lì che è da rifare completamente, che poi fra l'altro non so se ce l'hai in gestione tu. No, quello credo che sia Aller, se ho capito bene quello che intendi è Aller. Ma quello in generale, ora, prego, scusa Marco, vai. No, scusa, no, non so appunto se quelle sono tue come MM la gestione o sono dell'Aller. Se ho inteso bene, ma non vorrei sbagliarmi, credo che quelle siano Aller, ma fammi dire, poi i problemi sono trasversali. Io dico, per esempio, perché lì sono edifici fatiscenti, state fatte belle facciate, ma lì il sistema, immagino, del cappotto per il contenimento termico, visto che c'è il bonus 110%, ma io non lo so, ma ci sono dei finanziamenti per rifare completamente il patrimonio dell'edilizia pubblica? Perché se non la si fa adesso con questi soldi, non so quando anche si potrebbero fare. Io ti posso dire, se posso, chiedo a Fabrizio naturalmente rispondere in due parole. Allora, di sicuro il bonus, col bonus si può fare molto, perché puoi fare i cappotti, come dicevi tu, puoi fare l'isolamento dei tetti, puoi fare gli infissi negli appartamenti, puoi intervenire in certi casi anche su certe parti comuni, ove da un punto di vista tecnico si riscontra che abbiano un rilievo importante per la coibentazione totale dell'edificio. Quindi vi sono delle regole strette, giustamente per evitare abusi, ci sarà, io mi auguro, un controllo selettivo e attento. Quindi le risorse ci sono, ora ci sono delle voci che ci potrebbe essere anche una stabilizzazione per quanto riguarda fino al 2025. Devo dire che quello che non ha aiutato è stato un po' il balletto delle date, perché all'inizio del 2021, poi è diventato 2022, quindi alcuni all'inizio sono stati particolarmente cauti, devo dire noi fino a un certo punto, perché noi ci siamo un po' lanciati.
però sono stati cauti proprio perché con gli interventi, se non li chiudi, non hai neanche il bonus, e di conseguenza questo costituiva una giusta preoccupazione. Ora forse che le idee sono più chiare, ci si aspetta che il mercato possa partire, poi bisogna vedere se il mercato sarà capiente sia in termini di aziende che fanno i lavori sia in termini di prodotti. Vi sono una serie di altri finanziamenti che sono anche di natura europea, ad esempio ci dovrebbe essere il Renovation Wave, che sono risorse per circa 91 miliardi della comunità nel settennato e che mette al centro tutta l'edilizia pubblica, non solo le case ma ad esempio soprattutto le scuole, che sono un altro tema che soprattutto nel nostro paese, come dire, una ferita profonda e sanguinante. Quindi le risorse ci sono. Devo dire che dall'esterno posso dire che la vera domanda che ho è quanto il cavallo beva alla fonte. Poi io questa domanda me la continuo a fare, e lì sarebbe importante che forse, se il cavallo non bevesse troppo, ci fossero anche dei cavalli che possano intervenire magari al di fuori dei confini nazionali, che talvolta però sono spaventati, sappiamo bene, dei termini, procedure, burocrazia, eccetera. Grazie Simone, anche se non avevamo concordato, sapevo che eri preparato. Anch'io ho una domanda pratica per il dottor Dragone, ma anche per il dottor Russo, proprio pratica e contingente. Lo smart working e l'abitudine in epoca Covid, che è un tema che interessa tutti noi, da cittadini, da lavoratori, ma anche da imprenditori. Pensate che effettivamente lo smart working sia uno strumento utile per aiutare, diciamo, e supportare il tema della sostenibilità e della green economy, per tutte le ricadute positive in termini di risparmio di consumi, di viabilità, di inquinamento, eccetera? E se sì, qual è la policy che avete pensato di adottare subito dopo il periodo post-emergenziale, e quindi con credo che sia ancora l'obbligo di mantenere le distanze e il lavoro appunto con modalità smart fino a quest'estate, ma poi dall'autunno tutto dovrebbe cambiare. Grazie. Ale, vai tu. Vado io. Beh, grazie della domanda, che necessiterebbe di un convegno apposito per discuterne, per cui dico due o tre titoli. Allora, intanto le nostre aziende si sono organizzate, come tutte le grandi aziende, per garantire la massima sicurezza ai lavoratori durante il periodo di pandemia, favorendo il telelavoro il più possibile. Che questo sia una forma di smart working, io ho dei dubbi, perché ci siamo messi in fretta e furia a mandare le persone a casa a lavorare firmando dei protocolli. Devo dire che noi non abbiamo una cultura manageriale, noi sistema paese, e dico anche noi CAP, perché tanto non credo sia questo il tema, non abbiamo una cultura manageriale in cui all'interno delle nostre aziende si lavora per grandi progetti, per sistemi di autonomia delle persone, ma ci sono ancora delle scale dal punto di vista gerarchico di funzionamento degli ordini che poco si organizzano, diciamo, si confanno con sistemi di smart working. Quindi prima di tutto dobbiamo cambiare noi nel modo di fare impresa. Questa cosa è un po' più lunga del dare il computer alle persone e lasciarle a casa. È un lavoro che però credo sia ineluttabile, e che per fortuna a fronte del Covid ci è stato un po' sbattuto in faccia, no? Quindi stiamo un po' cambiando tutto il modo di lavorare, non dobbiamo cadere in questa fase inebriante nell'idea che lo spazio fisico possa essere superato, perché in realtà le persone hanno bisogno di luoghi di incontro, le persone hanno bisogno di creare valore dallo stare insieme, le riunioni in presenza hanno gli elementi anche umani che in alcuni casi ne favoriscono il valore aggiunto, per cui dobbiamo trovare un percorso che sappia mettere insieme queste due cose senza cadere da un estremo all'altro. Ecco. Sicuramente però dobbiamo ripensare il modo di fare impresa delle aziende, di molte aziende, dobbiamo ripensare il modo di vivere gli spazi. Questo lo stiamo facendo tutti, e
un po' come con il PNRR, ci è arrivato in faccia e ci ha obbligato a fare magari delle scelte che erano scelte anche di semplice buonsenso, che però oggettivamente non avevamo fatto prima. Grazie. Dottor Dragone, ha fatto un esempio con le slide molto evidente della capacità della sua azienda di padroneggiare le dimensioni dello sviluppo sostenibile, la dimensione sociale che guarda il benessere umano con il progetto Care City, la dimensione economica, generazione di reddito e lavoro, la dimensione ambientale, qualità e rispetto delle risorse naturali. Il tessuto imprenditoriale italiano però è fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, con tutte le limitazioni del caso. Come la vede? Cioè, ce la faremo come paese, come sistema paese, a effettivamente cavalcare a pieno regime il tema della sostenibilità e della green economy? E in questo quale potrebbe essere l'esempio delle aziende più virtuose, pubbliche o medio-grandi del settore privato? L'audio Simone, l'audio. Chiedo scusa, non dicevo che parto di sicuro dalla prima, oltre che per doveroso ordine cronologico, perché la seconda è particolarmente impegnativa. Ma allora, come diceva l'avvocato Stumpo, noi in Italia abbiamo un tessuto imprenditoriale che è veramente particolare. Vi do due numeri, scusate, io ho questa mania di usare i numeri, sarà la mia formazione ingegneristica piuttosto che finanziaria. Cioè, in Italia noi abbiamo circa 4 milioni di società, okay, individuali, di cui solo 6.000, peraltro alcune sono parte di gruppi, quindi in realtà il vero numero è ben inferiore, hanno dei fatturati superiori ai 50 milioni di euro. Poi abbiamo 170.000 malcontate aziende che hanno un fatturato fra i 2 e i 50 milioni di euro. E poi sotto i 2 milioni abbiamo i restanti 3 milioni 980 mila. Evidente che però la fascia, tolte queste 6.000 che sono, diciamo, che sono aziende per il nostro tessuto medio-grandi, il core della nostra produzione industriale risiede in quello che hanno fatturato fra i 2 e i 50 milioni, che peraltro hanno anche un valore aggiunto, questo in pochi lo sappiamo, in pochi lo si sa, che hanno un valore aggiunto ben superiore alle medie europee. È un tema avvocato veramente di natura culturale. Io personalmente, che per il mestiere che faccio, non come presidente del MEME, ma per il mio lavoro, frequento abbastanza questo tipo di realtà, devo dire è particolarmente variegato. C'è chi è attento, si voglia per ragioni culturali, si voglia anche per ragioni imprenditoriali, e c'è chi viceversa questi temi li sente il più lontano possibile. Cioè, io credo sono positivo, ma non peraltro perché alla fine il mondo sta andando in quella direzione, soprattutto saranno i mercati che queste aziende servono, che spesso sono mercati internazionali, e parliamo non di clienti comunque che vivono in paesi spesso più che sviluppati, saranno i clienti stessi che spesso imporranno dei parametri e il fatto che queste aziende siano compliant con una serie di misure. Poi bisogna vedere se l'essere compliant e la compliance sarà più formale o più sostanziale, ma questo è un altro tema. Però io credo che comunque le nostre aziende abbiano questa capacità di adattamento, perché l'hanno sempre sviluppata. Quindi sono, devo dire, ragionevolmente positivo. Poi anche un tema di education che dovrà essere messo in piedi a partire dalle associazioni di categoria. In questo credo che comunque lo Stato, anche con una serie di interventi, non solo normativi ma anche di investimenti, e di nuovo entriamo nel campo del PNRR, possa creare, oltre che le infrastrutture, anche un certo tipo di clima culturale. Ma alla fine saranno i mercati, principalmente i mercati
che servono queste nostre aziende a spingerle in quella direzione. Non so quanto tempo prenderà, alcune un po' meno, alcune un po' di più, però credo che il percorso sia tracciato. Esempi di aziende virtuose, mi è difficile, confesso, fare una classifica, e mi scuso per questo. Ne conosco diverse che sono particolarmente attente, però è difficile fare una classifica, anche perché oggi quello che traspare spesso è più forma e più sostanza che sostanza. Non che non ci sia la sostanza, ma quello che viene comunicato all'esterno è più, ripeto, sono aspetti di forma, anche perché comunicare la sostanza dell'attenzione a queste tematiche non è assolutamente banale. Mia opinione personale, evidentemente. Bene, grazie molto. Grazie. Sarebbe ogni risposta mi stimola delle domande, però credo che sia il tempo di dare la parola anche al collega, perché è anche avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, Federico Maurizio De Andreas è già con noi. Sì, Giovanna è con noi, soltanto che era caduto un attimo la linea e quindi si sta per ricollegare. Ne approfitterei intanto per dire un po' a tutti gli amici che si sono collegati oggi, al di là del fatto di chi avesse bisogno delle slide, poi di scrivercelo o qui in chat o via mail o comunicarlo alla segreteria, che provvederemo noi certamente all'inoltro. È chiaro che siamo andati anche un po' oltre il tema strettamente assegnato ai relatori oggi pomeriggio, però effettivamente l'opportunità data dall'esperienza che questi manager pubblici ci hanno dato, ci hanno regalato oggi, a mio avviso era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, e quindi vi ringrazio tutti gli amici e i colleghi, vedo numerosi si sono collegati da Milano, da Monza, da varie parti d'Italia. Però davvero non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione. Ecco, intanto vedo è apparso anche Federico. Allora, Federico, dopo quasi 30 anni all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, ha proseguito la sua attività nel comparto delle aziende private, ricoprendo significative esperienze di presidenza nei CDA di Pedemontana Lombarda SPA e della San Galli SRL di Monza. È presidente di numerosi organismi di vigilanza a norma 231, per Fondazione Fiera Internazionale Milano, Banco BPM, Metropolitana Milanese, Gruppo Smeralda Holding. Dal 2016 fa parte della Commissione per la Trasparenza e la Legalità del Comune di Milano. Dal 2019 è presidente del Consiglio di Amministrazione in AMSA. Dal 2020 consigliere di amministrazione in A2A. È membro del Comitato del Controllo dei Rischi, è vicepresidente e co-founder del Centro Studi Borgogna insieme a Fabrizio Ventimiglia. Lascio la parola per l'intervento sui reati ambientali a norma 231 e relativo modello organizzativo gestionale. Grazie. Sì, allora intanto grazie a tutti, interventi tutti magnifici. Parlare del modello 231 del 2001 con lo sguardo ai reati ambientali mi piacerebbe che venisse preceduto da ricordare, ma proprio brevemente, la ratio del modello 231. Cioè, devo dire che svolgendo incarichi differenti in differenti realtà societarie, quindi da un lato presidente dell'organismo di vigilanza piuttosto che presidente del consiglio di amministrazione piuttosto che advisor in alcuni casi, io ho notato e voglio mettere in evidenza subito, poiché non conosco il parterre dei nostri ascoltatori, che quando si affronta una tematica in azienda si incontrano diversi approcci nella maniera più totale, proprio differenti. La mentalità dell'imprenditore è una mentalità
diversa da quella del manager, la mentalità del manager è diversa da quella dell'advisor. La mentalità dell'advisor è diversa da quella del controllore interno, probabilmente la mentalità del controllore interno è diversa da quella del controllore esterno. Perché devo dire, perché voglio premettere questo? Perché quando si affrontano problemi così strutturali che attengono alla organizzazione d'azienda, noi non dobbiamo mai dimenticare qual è l'occhio con cui guardiamo il mondo organizzativo dell'azienda. E a nessuno di voi sfuggirà il fatto che fino al 2001, tutti coloro i quali hanno studiato, io ormai ho studiato tantissimo tempo fa, ma insomma noi eravamo cresciuti con un brocardo molto semplice, molto lineare, e cioè il fatto che un reato potesse essere commesso esclusivamente da una persona fisica. Nel 2001, a seguito ovviamente di indirizzi europei, noi abbiamo dovuto adeguare la nostra normativa eliminando questo brocardo, o quantomeno affiancandolo fortemente con il mondo intotto dal decreto legislativo appunto 231 del 2001, che quest'anno festeggia i suoi 20 anni, peraltro di entrata in vigore, perché accanto alla responsabilità personale del, lasciatemi dire, reo, si affianca la responsabilità tra l'amministrativo e il penale della società, della persona giuridica, con un cambiamento culturale davvero sostanziale. Ma a quale titolo, bisogna chiedersi, risponde la società e perché risponde la società? Poi arriviamo. Ecco, da questo punto di vista io vorrei che fosse chiaro, per quanto mi riguarda, almeno a me è molto chiaro, che quello che può essere imputato alla società è non già la commissione del reato in sé, perché la commissione del reato in sé resta una prerogativa della persona fisica, ma la società è chiamata a rispondere dell'eventuale reato commesso da un suo appartenente, usiamo un termine atecnico, per un concetto molto semplice, che è quello della colpa organizzativa. Cioè tu, società, sei chiamato a rispondere di qualcosa che è stato commesso da un signore nel tuo interesse o vantaggio, e tra due secondi parlerò anche di questo, perché non ti sei dotata di un assetto organizzativo adeguato. Questo è il concetto. Tu hai una colpa di organizzazione. La tua organizzazione non è stata nelle condizioni di impedire la commissione del reato, di uno di quei reati presupposto che costituiscono l'impalcatura e l'interaiatura del mondo 231. Allora, focalizzato l'aspetto sul tema colpa organizzativa, io vorrei un po' rifarmi a tutto quello che fino ad ora è stato detto, e in particolare della bravissima dirigente di Capri, di cui, scusate, al momento mi sfugge il nome, ma veramente molto brava, quando raccontava come in Cap è organizzato il sistema di controllo. Ecco, in Italia noi abbiamo, solo mi sentono ripeterlo spesso coloro i quali, con i quali interagisco, noi abbiamo una struttura, una intelaiatura societaria ricordata pochissimo tempo fa dal presidente Dragone, composta da piccole e medie imprese sotto i 2 milioni. Simone, io parlerei di microimprese, e così, per dare un numero che non è stato ancora citato, ricordiamoci che il numero delle società quotate in Italia, quando si parla la borsa, no, la borsa italiana, il numero delle società quotate è intorno alle 200, 200,
220 società, cioè dico sempre con, come dire, con una battuta, parliamo di un borsino, non è che parliamo di una borsa, vera e propria, sono 224 società, eppure nell'ambito delle società quotate noi troviamo una serie di linee guida che sono state emanate nel tempo, vincolanti per le società quotate, ma che rappresentano un grosso benchmark per quanto riguarda le altre società e in particolar modo per quanto riguarda le medie società. Sulle piccole e sulle micro società io credo che debba essere fatto un discorso diverso. Dico questo perché nell'ambito delle società quotate è in vigore dal 1 gennaio 2021 il nuovo codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Perché lo cito? Lo cito perché il nuovo codice di autodisciplina di Borsa Italiana, che ripeto è vincolante per le società quotate in borsa che dichiarano di aderirvi, ma che comunque è una linea guida per quanto riguarda tutto il mondo societario italiano, esprime tra gli altri un concetto che mi piace ribadire in questa sede, e cioè il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Allora, noi ricordiamocelo questo principio, perché il principio della sostanza sulla forma ci porta direttamente nel mondo 231, ma ci porta anche nel mondo del decreto legislativo 81 del 2008, ci porta a parlare delle varie ISO che sono state emanate, anche l'ultimissima, no? Quella, la 45001 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, perché ci dà un principio cardine. Se la sostanza deve prevalere sulla forma, tutto ciò che è pura forma ha uno scarso contenuto giuridico, ha uno scarso valore, ha una scarsa appunto sostanzialità. E ricordo che il modello organizzativo 231 del 2001 nasce e ha ragione d'esistere soltanto se svolge una funzione di tutela della società, di tutela dei suoi vertici, di tutela dei suoi apicali, perché altrimenti è un modello organizzativo che non coglie assolutamente l'obiettivo per il quale esso è stato attuato e viene posto in essere. Detto in altri termini, se noi riteniamo di aver adempiuto al nostro dovere per aver stampato un modello organizzativo 231, purché sia, commettiamo un enorme errore. Perché quel modello, nel caso in cui prevalga la forma sulla sostanza, non ha alcun valore tutelante. Quindi questo vorrei ribadirlo in maniera assolutamente chiara e inequivoca, perché questo è un tema che ancora non è diffuso nell'ambito della cultura aziendale, molto diffuso, sempre più diffuso nell'ambito delle realtà più strutturate, ma non è ancora il biglietto da visita delle realtà meno strutturate, in particolar modo di quelle realtà a forte presa familiare sulle aziende. Quindi però attenzione, perché non immaginiamo di aver svolto il nostro dovere per il semplice fatto che abbiamo un modello. E ricordo a tutti che il modello è classicamente composto da due parti: il modello generale, la parte generale e la parte speciale. La maggiore attenzione, incredibilmente, e questo sì denota, lasciatemi dire, un approccio culturale da rivedere, lo dico a tutti, lo dico agli advisor, lo dico ai manager, lo dico a me stesso ovviamente, innanzitutto. La parte speciale è la parte relativa ai reati.
solitamente una elencazione di reati con dei punti di controllo, e su questo poi intervengo. La parte generale è una parte che è molto poco considerata ancora nelle realtà aziendali. Perché? Perché viene vista ancora come un qualcosa in cui mettiamo insieme quattro concetti e li scriviamo lì sulla base della falsariga di quanto a suo tempo aveva previsto proprio Confindustria. Ma Confindustria, le linee guida di Confindustria avevano un tutt'altro significato, tutt'altro obiettivo. L'obiettivo di Confindustria era quello di far cultura, non di appiattire tutte le società e tutti i modelli. Perché se si ragiona così, vale la pena esclusivamente entrare su internet, scaricare un modello qualsiasi, mettere il nome della propria società e ritenere di aver adempiuto al proprio dovere. Non è così. Non è così. Non ha alcun significato fare questo. Anzi, la parte generale del modello è la parte più importante del modello stesso. Perché? Perché deve spiegare la storia della società. Ci deve dire dove noi ci troviamo, ci deve dire qual è il mondo che quel modello deve andare a in qualche modo regolamentare. Non è un caso che il modello stesso si chiami modello di organizzazione, gestione e controllo. Cioè il modello deve essere nelle condizioni di esplicitare nei confronti di chiunque qual è la organizzazione aziendale, i principi cardine della gestione e poi le attività di controllo che devono essere fatte. Non possiamo ipotizzare di avere un modello standard che va bene per tutte le realtà. È un errore clamorosissimo, clamorosissimo, e lo dico per i vari consulenti, per i vari advisor, ma lo dico soprattutto per coloro i quali, ricoprendo cariche apicali, possono soltanto stoltamente immaginare di essere tutelati da un modello che non ha alcun valore sostanziale. Nell'ambito del modello, un organismo che ha una forte funzione, importante funzione, di verificarne la effettiva attuazione, la effettiva efficace attuazione, del cosiddetto organismo di vigilanza. E qui io vorrei spendere una parola sul tema dell'organismo di vigilanza, perché l'organismo di vigilanza e il modello, il mondo 2.3.1 ormai abbraccia tutti i settori aziendali. È difficile trovare settori nelle aziende non coperte dai reati presupposto e quindi dal modello organizzativo 2.3.1. L'organismo di vigilanza, che sta acquisendo sempre di più importanza nella realtà aziendale e adesso è affidato il compito di vigilare, di monitorare l'aggiornamento del modello e, ripeto, di verificarne la sua concreta ed efficace attuazione, l'organismo di vigilanza in Italia, per una mentalità tipicamente nostra, è ad oggi ancora un ibrido. Un ibrido. Perché le composizioni, la nomina, la possibilità di revoca, la durata, i compensi sono ancora affidati un po' alla singolarità delle legal entity di cui si tratta. Non esiste ancora una codificazione, per esempio, delle competenze che l'organismo di vigilanza deve avere. Non esiste ancora una codificazione di chi nomina l'organismo di vigilanza. Non esiste una codificazione che ci dica se l'organismo di vigilanza può essere rinnovato ad libitum o se viceversa deve essere assimilato al collegio sindacale da tanti punti di vista. Tutto questo non è ancora previsto. Ci sono alcune società, io nel mio operare ne ho viste di tutti i colori, ho visto organismi di vigilanza nominati per un anno, per due anni, per tre anni, senza durata, organismi di vigilanza composti da membri interni alla società, organismi di vigilanza misti, organismi di vigilanza composti da soli esterni. Cioè, voglio dire, ancora oggi, non vi è una cultura importante che riguardi questo mondo, che è un mondo invece che avrà sempre,
sempre un impatto maggiore. Che cosa deve fare l'organismo di vigilanza? Deve appunto svolgere quei compiti di valutazione dell'aggiornamento del modello e della sua effettiva attuazione. E allora noi parliamo di effettiva attuazione, lo dico a tutti coloro i quali fanno parte degli organismi di vigilanza. Il primo aspetto, per quanto di competenza, che deve essere valutato è la struttura del sistema di controllo. La struttura. Perché oggi come oggi, in azienda, quando il dottor Russo, così come il dottor Dragone, ma l'avvocato Stupo prima di ogni altro, parla di azienda, e noi non dobbiamo dimenticare che il nuovo articolo 2086 del Codice Civile ha introdotto un principio molto diverso. Cioè l'azienda oggi come oggi non vive esclusivamente per la massimizzazione del profitto degli azionisti. L'azienda oggi come oggi vive per la continuità, per assicurare la continuità nel tempo dell'azienda, e non si deve occupare soltanto degli azionisti, ma si deve occupare di tutti gli stakeholders. E quindi quando noi parliamo di tematiche ESG, noi dobbiamo tener conto che o la cambiamo questa nostra testa o la falliamo in maniera specifica, puntuale. E quando noi parliamo di tematiche di sostenibilità piuttosto che di environment, di tutela dell'ambiente, noi dobbiamo parlare di un cambio di mentalità. Cambio di mentalità che ad oggi io non rinvengo né nelle aziende, né nei comportamenti delle persone. Perché, questo anche come presidente di AMSA, i comportamenti delle persone sono comportamenti davvero variegati. Abbiamo oggi, ancora oggi come oggi, una sensibilità sempre più spinta nei confronti, ad esempio, della raccolta differenziata dei rifiuti, ma l'economia circolare è un qualcosa di molto più importante. Noi abbiamo ancora un ricorso molto forte, soprattutto in alcune parti d'Italia, alle discariche, che viceversa non fanno più parte di un'altra parte del territorio italiano. Peccato che parliamo di un paese, grazie a Dio, unitario, unito, in cui ci sono ancora questi fortissimi dislivelli su cui bisogna necessariamente lavorare. E aver inserito i reati ambientali nel mondo 2.3.1 è uno straordinario passo avanti. Considerate che tutto questo è avvenuto nel 2011 e più ancora nel 2015, perché fino al 2011 o al 2015 l'attenzione per i reati ambientali era molto scarsa, tant'è vero che non facevano parte inizialmente del modello 2.3.1. Se ci sono questi reati ambientali previsti, beh, occorre che tutto il mondo organizzativo ne tenga conto, ma ne tenga conto nella sua effettività. E quando noi parliamo di efficacia del sistema di controllo, di effettività del sistema di controllo, e noi dobbiamo portare e dobbiamo interessarci al fatto che il sistema di controllo nella sua totalità lasciatemi dire, è composto da due aspetti, uno soggettivo e uno oggettivo. L'aspetto soggettivo più importante qual è? È il comportamento delle persone, il comportamento. Questo è una cosa su cui bisogna vigilare, ma è il comportamento delle persone. L'aspetto oggettivo, invece, è il monte procedurale, che deve essere adeguato alla realtà, che deve contemperare le esigenze della società, che deve affrontare il tema ambientale esattamente come affronta, ad esempio, il tema dei reati contro la pubblica amministrazione. Viceversa, la mia sensazione molto, molto forte è che il tema della sensibilità ambientale sia un tema di fortissimo appeal
nei convegni, nelle aule universitarie e magari per chi scrive articoli o libri, ma è poco calato ancora nelle realtà aziendali, perché ancora è lunga la strada per questo cambio culturale che dovrebbe accompagnare anche il climate change. Noi non l'abbiamo ancora cambiata. Che cosa deve fare una società per adeguare e per, lasciatemi dire, per essere tutelata? Deve scrivere procedure serie. Deve scrivere procedure serie. L'organismo di vigilanza non può essere un organismo da caffè. L'organismo di vigilanza deve vigilare in maniera seria e serrata sul rispetto delle procedure. Perché dico questo? E lo dico ai tanti signori avvocati, ai dottori commercialisti, ai ragionieri, a tutti coloro che hanno la sventura, ahimè, di assistere, di ascoltare il mio intervento. Lo dico perché in Italia, questo è un concetto che io ripeto spesso, abbiamo troppi controllori, abbiamo pochi controlli, ma il numero dei controllori è assolutamente spropositato, interno ed esterno alle società, e anche nel mondo ambientale noi abbiamo un numero di controllori straordinario. Il tema è la cultura del controllo che manca. Il tema è quanto l'organismo di vigilanza davvero si occupa della sua attività, quanto il collegio sindacale va veramente a verificare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Vedete, ritorna sempre il tema dell'assetto organizzativo, e se voi andate a vedere anche quella che è la tematica che è indotta, ad esempio ricordo l'articolo 30 del decreto legislativo 81 nei servizi di prevenzione e protezione, e dice che noi dobbiamo ipotizzare una serie di adempimenti, l'articolo 30, che dice che parla del rispetto degli standard, delle attività di valutazione di rischi, delle attività di natura organizzativa, le attività di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza. Ecco, è tutto scritto. È tutto già scritto, non dobbiamo inventarci nulla. Ma quando noi parliamo di, per esempio, di attività di valutazione dei rischi, noi abbiamo davvero sviluppato, parlo delle piccole e medie imprese, non delle società strutturate, abbiamo noi davvero sviluppato il tema della gestione dei rischi? Noi conosciamo il rischio, lo valutiamo prima, lo misuriamo, lo monitoriamo, in qualche modo lo compensiamo, sì o no? Io per esempio, quando parlo di audit di terzo livello, quello che Cristina ci ricordava prima, io ho difficoltà ancora in aziende anche, come dire, con volumi d'affari non banali, e l'audit viene confuso per esempio con il certificatore di qualità. Ma sono due realtà totalmente diverse, due mondi completamente diversi, che non c'entra nulla l'uno con l'altro. Possono avere attività, momenti di sovrapposizione o di incontro, ma sono due strutture mentali diverse, esattamente come quello dell'advisor rispetto al manager o all'imprenditore. Sono approcci diversi. Quando noi parliamo di informazione e formazione dei lavoratori, noi parliamo di una roba seria, non di una roba banale, noi parliamo di una cosa serissima. Nel mondo ambientale a me non risulta che venga fatta informazione seria. Per carità, io sarò particolarmente sfortunato. A me non risulta che venga fatta un'attività di formazione seria. A me risulta, per esperienza diretta, che vengano individuate delle persone nell'ambito dell'organizzazione aziendale. A queste persone si attribuisce più o meno la qualifica di preposto, c'è in atto una delega di funzioni e si ritiene di aver adempiuto al proprio dovere. Peccato che la giurisprudenza dica tutt'altro.
La delega di funzioni ha un senso se risponde a requisiti specifici. Tutela il delegante soltanto se il delegato è nelle condizioni effettive di svolgere il proprio lavoro, se ne è capace, se ne ha competenze tecniche, se ha un budget a disposizione. Non si può ipotizzare di risolvere il problema incaricando un soggetto e nominandolo sul campo preposto. Ecco perché ritorno al punto di partenza. Un approccio formale del genere è un approccio che urta con quello che è la sostanzialità, che deve vincere, necessariamente deve vincere sulla forma. E quindi il mio, come dire, invito pressantissimo, è quello di comprendere che il mondo ambientale, esattamente come il mondo contro la pubblica amministrazione, come tutto quello che ha a che fare con il mondo, diciamo in generale, 2-3-1, è un mondo di sostanza. Io vedo troppa confusione, confusione di ruoli, confusione di competizione, di competenze, confusione di responsabilità, zone grigie in cui i controllori alla fine della fiera cozzano l'uno con l'altro perché l'uno attribuisce all'altro il dovere di intervenire su quella zona. Per cui noi aumentiamo sempre di più il numero dei controllori e diminuiamo sempre di più il numero dei controlli. Questo è un tema che va assolutamente eliminato. Nel mondo ambientale i controlli devono essere fatti effettivamente. Bisogna conoscere le procedure, bisogna formare le persone. Il preposto non può essere una persona che è formalmente preposto, ma è preposto a cosa se non sa quello di cui parla? Si può seriamente ipotizzare che si possa essere preposti a tutelare la responsabilità dell'apicale senza averne le competenze, senza averne le capacità? È un errore clamorosissimo che nessuno deve commettere. Perché se ancora oggi avessimo per caso il pensiero di dire che questo è quello che a noi serve, mettiamo lì una figura tanto la scampiamo, è un errore clamorosissimo che mettiamo. Accanto a questo devo però mettere sul piatto della bilancia un altro problema, e cioè l'importanza dei modelli. E qui devo dire che anche da questo punto di vista è un problema di carattere culturale, perché la cultura si fa studiando e studiando, e lo studio è fatica. Il modello deve, secondo me, questa è una linea evolutiva che come centro studi noi stiamo portando avanti, su cui vogliamo discutere ancora molto. Il modello deve avere una funzione premiante, perché altrimenti non ha senso istituire un modello. Se succede qualcosa e qualunque autorità giudiziaria imputa alla società comunque una colpa di organizzazione per il semplice motivo che qualcosa è accaduto, si svilisce il modello. Lo si svilisce. Perché se si passa l'assioma qualcosa è accaduto e quindi la società ha sbagliato e quindi il modello non è efficace e quindi la sua attuazione non è stata verificata, si commette un errore clamorosissimo. Perché? Perché si disincentiva le società dal mettere in atto non soltanto il modello, ma tutte quelle procedure virtuose che fanno parte del modello stesso. Io ho visto nella mia esperienza codici etici di 30 pagine, di 40 pagine. Ma che senso ha, mi chiedo? Ma che senso ha? L'unico senso è se il consulente si fa pagare a pagina, allora lo capisco. Cioè, se la quantità prevale sulla qualità, ben venga, ma insomma qualcuno un po' più saggio di noi, non so se Giovanna, qualcuno un po' più saggio di noi, circa, non so, 2000-3000 anni fa, ha disciplinato il mondo con 10 regole, ogni regola stava su un rigo. Che senso ha scrivere 40 pagine di codice etico? Uno potrebbe scrivere benissimo, tu comportati in modo onesto, punto. E la finiamo qui.
cerca di sapere quel che fai, farlo bene, e il codice etico è bello che è finito. 40 pagine di codice etico non hanno veramente alcun significato. Enron, che è stata, come dire, epicentro e startup di tutti i mali che sono successi anni fa, l'anno prima del crack era stata premiata come azienda con il miglior codice etico, che avesse il miglior codice etico. Allora, e chiudo perché sono andato forse oltre, ma quello che io dico è che il mondo ambientale, come tutti gli altri mondi aziendali, deve essere un mondo di serietà. Ma noi dobbiamo essere seri nell'applicazione e dobbiamo pretendere che coloro i quali giudichino poi il nostro modello lo giudichino con competenza, lo giudichino per quello che è il valore del modello stesso, che è composto da procedure. E alla fine della fiera, è veramente chiuso, noi sentiamo tanto parlare di procedure, ma la procedura, se io dovessi definirla, che cos'è con un'immagine plastica? Perché si ricorre a procedure nelle aziende? Ma si ricorre a procedure per un motivo molto semplice. Io faccio sempre questo esempio. La procedura ti indica l'obiettivo, la destinazione, e ti indica la strada che tu devi seguire per raggiungere quell'obiettivo. In più ti mette dei paletti per evitare che tu vada fuori strada. Ti mette dei paletti. Allora il tema è, tu segui quella strada che ti traccia la procedura, raggiungi l'obiettivo e metterai l'azienda nelle condizioni migliori, perché avrai raggiunto l'obiettivo in relazione a quelle che sono le indicazioni specifiche dell'azienda, e dormo e tranquillo, l'azienda è colui il quale ha seguito la strada. Ma l'azienda deve mettere dei paletti, perché deve impedire che tu vada fuori strada. E qui dobbiamo capirci che paletti mettiamo, perché se mettiamo paletti e alti 20 centimetri, che uno alza il piede e passa dall'altra parte e prende la prima scorciatoia, quello è un paletto fittizio, che non serve a niente. Né si può ipotizzare, ma io ho messo il paletto. No, non serve a niente, perché è un paletto facilmente aggirabile. Allora noi dobbiamo, nell'ambito della nostra attività, occuparci del mondo ambientale, non soltanto perché oggi è simpatico parlare di obiettivi ESG, è simpatico parlare di questo, viene bene nei convegni. Noi dobbiamo parlare seriamente di reati ambientali, perché oltre ad essere un fatto di civiltà, è un fatto di responsabilità. E nell'ambito della nostra azienda, se io non introduco un modello di organizzazione, gestione e controllo che tenga specificamente conto del mondo ambientale, che tenga specificamente conto di quelli che sono i reati presupposto, e che illustri specificamente quelle che sono le attività che devono essere poste in essere come controllo per evitare la commissione di reati ambientali, sarò chiamato altrimenti a risponderne. E l'organismo di vigilanza deve controllare che le procedure ci siano. È altro, diciamo, è malcostume da evitare che le procedure siano attuali. Perché un altro sistema molto diffuso nelle nostre società è che la procedura viene stilata, viene redatta una tantum, e si ritiene che da quel momento in poi la procedura tuteli tutto. No. I documenti, il modello, i documenti, le procedure sono davvero dei work in progress. Hanno un senso se sono attuali, e per essere attuali devono essere aggiornati in continuazione. Coloro i quali, advisor o manager, apicali o non apicali, ritengano di aver adempiuto al proprio dovere per il semplice fatto che nel 2010 hanno redatto un modello, che nel 2011 hanno redatto qualche procedura, e pensano di essere al di fuori e al di sopra di ogni possibile chiamata in responsabilità, commettono un errore clamorosissimo. Chiudo, Fabrizio, chiudo, Giovanna, chiudo ricordando il tema fondamentale
richiamato dal decreto legislativo 231, richiamato dal decreto legislativo 81 del 2008 della formazione e della informazione. I lavoratori devono essere informati di quel che è e devono essere formati su quel che devono fare, su cosa possono fare e su cosa non possono fare. La formazione non esiste se non esiste la informazione, ma la informazione senza formazione è un adempimento burocratico di nessuna utilità né pratica né di tutela. Abbiniamo i due termini, informiamo i nostri lavoratori, ma soprattutto formiamoli, perché soltanto dalla formazione e dalla possibilità di documentare con data certa che la formazione è stata fatta ed è stata effettivamente svolta, noi possiamo probabilmente riuscire a dimostrare che la nostra organizzazione aziendale è esente da colpa, perché ha fatto tutto quello che poteva fare anche in materia ambientale per evitare che i reati presupposto del decreto legislativo 231 vengano portati a compimento da qualche appartenente all'azienda. Federico, grazie. Ti ringrazio, ti lasciamo rifiatare un attimo, ma stai qua perché abbiamo gli ultimi minuti e dobbiamo fare un giro di domande. Alcune sono girate anche in chat, magari poi la rivolgiamo direttamente a Marco Cipriano perché era riguardo ai rifiuti. Però volevo prima di tutto lasciare un attimo la parola a Giovanna, perché Giovanna ti volevo così stimolare un po' il ragionamento sulla base della tua esperienza, vasta esperienza in ambito compliance con le realtà private, seguendo un po' il percorso che ha tracciato anche da ultimo Federico, questo tema delle procedure, il percorso, la strada con i paletti e quant'altro, mi dici un po' quello che a tuo avviso, proprio sulla base dell'esperienza che hai girando per le aziende, e a tuo avviso in questo contesto come si cala l'importanza della certificazione? Ovviamente oggi parliamo in materia ambientale, quindi l'importanza del percorso che le aziende fanno, un percorso virtuoso che le aziende fanno per ottenere questa certificazione. Quindi non è certamente il logo, il bollino, il poter spendere il fatto di averla ottenuta, ma proprio il tema di porre in essere tutti quei adempimenti, tutti quei paletti di cui si parlava prima, per aziende, ovviamente aziende in house, aziende pubbliche, aziende private, multinazionali. Che valore aggiunto può dare, a tuo avviso? Ma in un certo senso ti sei anche già risposto da solo nel dire che non è il bollino che si porta a casa, e in questo mi ricollego un po' all'esigenza di serietà di cui ha parlato molto bene Federico adesso, rapportandosi ai modelli 231. Di fatto le criticità che lui ravvisa all'interno delle sue attività corrispondono esattamente alle mie sul campo quando devo affrontare i percorsi di certificazione in azienda. Il tema è complesso, sicuramente la certificazione, abbiamo parlato di che certificazione parliamo, questo deve essere chiaro fin da subito. Non meno importante della certificazione della qualità della competenza, non meno importante della certificazione della qualità di prodotto o di servizio, la certificazione di cui parliamo oggi, vuoi che sia quella ambientale, vuoi che sia quella della salute e sicurezza, ma anche la qualità ISO 9001, è una qualità di metodo, è una qualità di modello organizzativo. E dal mio punto di vista, io ho scelto professionalmente di non fare l'auditor degli organismi, pur avendo la qualifica per farlo e essendomi confrontato molto con gli organismi per capire il loro approccio poi in sede di rilascio della certificazione. Sicuramente il valore aggiunto della certificazione oggi, secondo me, sta proprio a fronte di norme ISO che comunque consentono anche la gestione della cogenza normativa,
ecco, di certificare oltre alla qualità di metodo anche la qualità di compliance, che non è una cosa da poco, è la sfida di oggi, cioè lo richiede il sistema paese di ragionare in termini di serietà e di compliance, che è poi un po' il tema di oggi. Il secondo elemento utile, secondo me, del sottoporsi a questi percorsi, avendo ovviamente la disponibilità all'approccio lifelong learning, altra cosa di cui ci ha parlato Federico, cioè non è che col bollino arrivi e finisci, no, arrivi e parti, è un percorso che porta al miglioramento continuo, quindi alla volontà di fare sempre meglio, e il fatto che l'organismo costantemente, soprattutto se serio, perché voglio dire, siamo tutti di settore e sappiamo che la spendibilità ha mercati diversi, ma anche operatori di mercato diversi con un peso diverso a seconda del soggetto che la rilascia la certificazione. Ecco, il valore dell'organismo è proprio quello, secondo me, di stimolare con una periodicità costante l'organizzazione seria che crede in queste metodologie e le applica, non per portare a casa, ripeto, il bollino, ma la metodologia organizzativa efficiente, orientata al miglioramento continuo e anche alla compliance, di mettersi costantemente in gioco, in un approccio costante di miglioramento, di consapevolezza che il modello non può essere rigido, ma deve essere flessibile e è senz'altro costantemente migliorabile. Giovanna, ti ringrazio, però mi hai così indotto a fare un'altra riflessione, e quindi ti voglio fare la domanda subito, così per come mi viene. Ma questo percorso di cui abbiamo parlato, hanno parlato i nostri relatori prima, da ultimo Federico, e adesso hai ripreso tu, questa sensibilità, chiamiamola così, questa voglia di arrivare a questo punto di partenza e poi non fermarsi più per fare questo percorso virtuoso delle aziende. Noi oggi parliamo a tanti colleghi, tanti amici, tanti colleghi che fanno la nostra professione. Allora ti chiedo, ma nel mondo legale questa sensibilità c'è, esiste, sta entrando un po' anche nel, insomma, alla fine lo studio legale è una piccola azienda, gestire uno studio legale, gestire una piccola, piccolissima microimpresa o grandissima, se è uno studio legale enorme, questa sensibilità esiste oppure no? Si sta venendo affermando perché, come tu hai detto, ormai gli studi hanno appreso, soprattutto se di medio-grande dimensione, le logiche di industrializzazione di processo. Quindi c'è l'esigenza di darsi un modello organizzativo interno. Non ti nascondo che nella nostra piccola esperienza di società di consulenza, che segue anche le specificità, come dire, degli studi legali, recentemente abbiamo visto che gli studi già certificati ISO 9001 nel mantenimento della certificazione aggiungono certificazioni integrative. Vuoi la certificazione sulla sicurezza delle informazioni, perché è la privacy e il GDPR che in qualche modo ti costringe a dare un messaggio di fidatezza anche nei confronti dei clienti di uno studio legale in termini di misure di tutela del dato, ma anche in termini di certificazione salute e sicurezza sul lavoro, se si tratta di studi molto dimensionati, e anche fondamentalmente la certificazione ambientale. Abbiamo, come studio, abbiamo accompagnato infatti uno studio di Torino, il primo credo in Italia, che secondo il motto "l'appetito viene mangiando" aveva iniziato il percorso molto scettico ai fini della certificazione del sistema gestione qualità, e poi capito che il percorso sostanzialmente rendeva facile la cosa anche per andare incontro alla sensibilità dei più giovani avvocati, perché qui devo dire che il problema di questi percorsi non è solo di mentalità di ruolo, ma è anche collegato a un fattore generazionale con cui le organizzazioni oggi devono cominciare a fare i conti. E proprio i più giovani sono maggiormente sensibili, proprio forti di questo abbiamo portato a casa la certificazione del sistema integrato di studio, quindi direttamente ambiente e qualità. Quindi sì, certo, c'è da lavorare molto
in termini di cultura. Cultura, perché come tu mi insegni, ancora una buona parte dell'avvocatura italiana, al di fuori dell'ambiente prevalentemente milanese, è strettamente, come dire, restio a vedere facilmente applicabili questi modelli, questi discorsi al mondo della prestazione d'opera intellettuale. Ecco. Sì, chiarissimo, ti ringrazio. Ci dovremmo fare un webinar apposta su questo tema. Ah, io ci sono, se vuoi, quando vuoi. Siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti, però volevo, non so se è arrivata anche a te nella chat interna, c'era una domanda sui rifiuti come fonte di energia, non so se c'è ancora Marco Cipriano, eccolo Marco, scusami, c'era questa domanda che era arrivata a cavallo tra i vari interventi, rifiuti come fonte di energia, quanti impianti sono strutturati per l'autonomia energetica e quali i modi di recupero della plastica qua? Insomma, praterie. Il microfono. Allora, per il recupero energetico dei rifiuti servono i termovalorizzatori, perché altrimenti i rifiuti, come dicevo prima, bruciano nei campi, producono carole e inquinamento, ma non fanno energia. Quindi bisogna che ci siano gli inceneritori. Di inceneritori in Italia ce ne sono 33, di cui 13 nella sola Lombardia, naturalmente largamente insufficienti, nel senso che trattano circa qualche milione di tonnellate, percentuali sui rifiuti prodotti credo che siamo intorno al 20-25%. Il resto dei rifiuti vanno in discarica oppure vanno all'estero senza produrre energia, a meno che vanno nei termovalorizzatori in Inghilterra, in Germania e in Francia. Quindi non so se la domanda era su questo aspetto della produzione di energia. La produzione di energia non è mai sufficiente, soprattutto perché l'energia prodotta dai rifiuti è un'energia tra virgolette rinnovabile, nel senso che non consuma, la produzione di energia con i rifiuti non consuma materia prima, quindi no petrolio, no carbon, no, quindi dovrebbe essere ambientalmente la cosa più eccelsa, no? Però non si fa dappertutto. Per quanto riguarda la plastica, come? Non sento, Fabrizio. Invece ti chiedevo, la seconda parte della domanda era quali modi di recupero della plastica? Della plastica. Allora, intanto c'è plastica e plastica. Anche qui ci sono delle plastiche che sono riciclabili per X usi e plastiche che sono riciclabili per altri usi. Cioè ci sono plastiche che servono per rifare delle bottiglie, cioè bottiglie che ritornano ad essere bottiglie, e ci sono plastiche che servono solo a fare le panchine per i giardini. Quindi, voglio dire, anche qui ci sono plastiche e plastiche, e ci sono plastiche che proprio non servono a niente. L'unico modo per eliminarle è bruciarle, ecco, sempre evitiamo di buttarle in mezzo al mare, che sennò ci avremo dei continenti, non delle isole di plastica. I giapponesi in mezzo al mare vogliono buttare... Anche qua dovremmo farci un webinar. Siamo davvero in chiusura, abbiamo gli ultimi tre minuti. Intanto grazie Marco. Abbiamo fatto riflettere Federico, nel frattempo era arrivata Federico D'Andrea, nel frattempo era arrivata una domanda anche per lui e quindi te la volevo girare così in diretta. E nel percorso di cui parlavi prima, nel contesto di cui parlavi prima, la procedura, il ruolo degli organismi di controllo, non gli organismi di controllo di caffè, quello che le società devono fare, l'attenzione che la società deve avere anche riguardo ai fornitori, i rapporti che l'azienda deve instaurare con i fornitori, diciamo, vista qui mi rivolgo alla tua esperienza sia lato manager che lato organismi di vigilanza, cosa ci puoi aggiungere su questo? È fondamentale, cioè nel ciclo di un'azienda il rapporto ovviamente con i fornitori bisogna conoscere le persone con cui si tratta, in particolar modo nel settore ambientale, che volenti o nolenti è un settore delicato, è un settore che si è scoperto essere un business, è un settore che attira molte persone, purtroppo attira anche delle brutte persone, delle brutte società. E ci sono esperienze variegate. E l'invito
che io faccio, che io rivolgo a tutti, ma che rivolgo anche ovviamente nell'ambito dell'azienda che presiedo, è quella che bisogna conoscere i fornitori con cui si tratta, e per far questo è il primissimo adempimento da compiere che io consiglio davvero a tutti, è quello di istituire un albo fornitori che abbiano un albo di qualificazione dei fornitori e seguirlo, perché l'albo che qualifica i fornitori significa che tu hai a che fare con persone che conosci, con le quali hai avuto già una interlocuzione, con le quali chiedere la esistenza o la inesistenza di procedimenti penali, conosci quella che è la realtà dimensionale dell'azienda e quindi puoi di per sé escludere aziende che non rispondano a quelli che sono i requisiti che tu ritieni minimali per poter trattare con l'azienda. Quindi la cosiddetta qualificazione dei fornitori non è altro che la conoscenza dei nostri interlocutori. Io questo la consiglio a chiunque, perché soltanto su queste basi si può instaurare un discorso virtuoso e non vizioso. Attenzione nell'ambito delle aziende a non seguire, a non istituire prima e poi a non seguire l'albo dei fornitori, perché il settore è delicato, delicatissimo, e nell'ambito di questo settore bisogna avere a che fare con persone soltanto conosciute. E tenete conto tutti che è un settore, quello del mondo diciamo ambientale, in cui convergono soggetti pubblici e soggetti privati, società in house nei comuni e società invece partecipate, ci sono le multi utilities, ma ci sono anche, c'è tutto un mondo privato che ha a che fare. Non sono tantissimi gli operatori del settore, non sono tantissimi, e quindi non essendo tantissimi c'è anche la possibilità di avere un controllo, lasciatemi dire, di carattere sociale della società. Perché, e questo Giovanna, che ovviamente che si occupa di compliance e di certificazione, può testimoniarlo e deve testimoniarlo sempre, la compliance serve se è preventiva, se è successiva non serve a molto. Se è preventiva significa che tu sei nelle condizioni di aver adempiuto in maniera sostanziale, non formale, a quelli che sono gli adempimenti. Ultimissima cosa di cui oggi non si è parlato, ma che bisogna ricordare sempre, perché è un modo di fare importante. C'è il mondo 231, prevede una serie di sanzioni, no? Sanzioni pecuniarie che interessano sì e no, perché le grandi società possono anche accettare il rischio e dire: se succede qualcosa pago X, lo sostengo, il beneficio che ho violando la procedura o la norma è superiore all'eventuale sanzione che vengo da pagare. Ci sono le sanzioni interdittive, che hanno un peso diverso, perché se le società per esempio dovessero essere condannate a non poter avere più rapporti con la pubblica amministrazione, sarebbe un danno banale. Ma c'è una sanzione che non è prevista nel decreto legislativo 231 e che non è prevista in nessuna norma giuridica, ma che è la sanzione reputazionale, perché le società restano sul mercato, stanno sul mercato se hanno una reputazione idonea a stare sul mercato, e in particolare coloro i quali hanno a che fare con la pubblica amministrazione si vedranno tantissime volte chiusa la porta, sbattuta la porta in faccia anche per un semplice articolo di giornale. Quindi attenzione a quelli che sono i comportamenti viziosi, perché persa la reputazione è molto forte il rischio di perdere davvero il mercato o comunque una grande fetta di mercato. E quindi certificazione di qualità, certificazione ISO 14001, 18001, 45001, modello 231, ma sostanzialità dei comportamenti. E nell'ambito di queste, sapere con chi si ha a che fare è davvero preliminare all'ordinato ciclo aziendale.
Ti ringrazio Federico, ricordiamo anche la 37001 sull'anticorruzione, ma insomma è la sostanza del tuo pensiero quello che conta. Giovanna, ti chiederei di fare tu un pensiero conclusivo, abbiamo sforato qualche minuto ma ci terrei. C'è un'altra domanda, sempre immagino per Cipriano, bruciare la plastica non è nocive e inquinante? E anche una domanda sulle slide, così chiudiamo. Ovviamente il discorso delle slide è aperto, nel senso che basta fare richiesta al Centro Studi Borgogna e saranno rese disponibili. Io credo che la giornata di oggi sia stata veramente molto costruttiva. Abbiamo ascoltato degli autorevoli esponenti del mondo imprenditoriale che hanno dato il loro validissimo esempio in termini di virtuosità. Abbiamo ascoltato con attenzione degli operatori di mercato che si occupano ovviamente di assistere le aziende con pari serietà. È una sfida, personalmente penso che è una sfida che riguarda tutti noi oggi, quella della sostenibilità e quella della sensibilità in materia ambientale, come privati cittadini, come operatori di mercato e come persone. Non c'è speranza e il percorso va fatto per noi, per i nostri figli e le generazioni future con serietà. Io con questo penso di aver detto il mio pensiero e che credo sia abbastanza condiviso, e rimetto prima dei saluti e dei ringraziamenti di nuovo al Cipriano per rispondere sull'inquinamento della plastica nel caso che venga ovviamente bruciata, ma in generale, perché anche mandarla nello spazio secondo me non è che sia una soluzione validissimamente alternativa. Grazie. Devo rispondere? Allora, se la plastica viene bruciata in un termovalorizzatore non inquina, se viene bruciata in un capannone abusivo in mezzo a un campo esce diossina, perché la diossina viene dalla combustione. Se la combustione è tra i 900 e i 1000 gradi, ulteriormente i 1000 gradi il forno viene giù, quindi tra i 900 e i 1000 gradi non esce diossina. Sotto i 900 gradi bruciare la plastica significa emettere diossina. Grazie. Grazie. Grazie Marco, direi di chiuderla qui. Siamo andati un po' lunghi, volevo solo a questo punto ringraziare anche io tutti i relatori e il Sole 24 Ore per aver organizzato questo incontro. Cedo di nuovo la parola ad Alessandro Genova. Grazie Alessandro.